Buongiorno a tutti, rifaccio i saluti visto che siamo adesso in diretta Facebook sulla pagina degli Stati Generali della Cannabis e su tutte quelle che vorranno condividerci. Fra pochi secondi vi invio per chat il link per condividere la diretta. Siamo anche in diretta su YouTube per chi volesse sul canale di Fuori Luogo. Grazie di essere intervenuti a questi Stati Generali della Cannabis, che vuol partire da un appello che di fatto lanciamo oggi, che è quello di riportare l'attenzione dell'opinione pubblica proprio in questo momento di emergenza per il coronavirus rispetto agli effetti positivi che potrebbe avere sulla società in primis, ma anche sull'economia del nostro paese, la legalizzazione della cannabis ad uso ricreativo. Insieme ad alcuni amici, alcuni li vedete qui, sono Farina, storico esponente della sinistra italiana, già parlamentare per Sinistra, Ecologia e Libertà. Membro di Sinistra Italiana, Marco Perduca, storico esponente dei radicali, ma ora impegnato con l'associazione Luca Coscioni e Chance for Democracy, Marco Rossi, professore di economia alla Sapienza, c'è anche Franco Corleone che non ha ancora attivato la sua webcam. Noi saremo diciamo, introdurremo questa giornata, ecco Franco Corleone, già sottosegretario alla giustizia e diciamo, uno dei primi presentatori di leggi per la regolamentazione legale della cannabis nel nostro Parlamento. Appunto, apriremo questa giornata che abbiamo voluto scegliere come momento di partenza di questo appello, che vuole appunto, come dicevo prima, riportare da un lato l'attenzione dell'opinione pubblica, dall'altro condividere insieme a tutte le realtà che in questi anni hanno lavorato sulla cannabis, sulla legalizzazione della cannabis, condividere insieme iniziative e idee. Per trovare un percorso comune che ci permetta di fare massa critica rispetto al nostro obiettivo finale, che è quello della regolamentazione legale. Abbiamo scelto il 20 di aprile alle 16, non per un caso, ma perché, come sapete, è considerata la giornata di riflessione, di festa anche legata ai movimenti antiproibizionisti per la cannabis. Abbiamo un lungo elenco di oltre 30 relatori che porteranno il saluto, porteranno idee, novità e opinioni. Abbiamo anche previsto una sessione con i parlamentari, saranno con noi Riccardo Maggi, Nicola Fratoianni, Doriana Sarli e Matteo Mantero e in chiusura, verso la chiusura, anche una sessione internazionale che ci permetterà di guardare anche al di fuori dell'ombelico italiano. Io non mi dilungo oltre, ringrazio ancora tutti per la partecipazione, siamo oltre 100 iscritti al forum, al webinar che stanno seguendo, altri via Facebook e via YouTube. Passerei la parola a Daniele Farina. Me la cavo anch'io brevissimamente, siamo in tanti oggi che esporranno, diciamo, il loro pensiero. Diciamo che questa idea ci è venuta, in tanti ovviamente, perché abbiamo preso in parola Mario Draghi che in tempi straordinari necessitano risposte straordinarie. E allora, l'idea è essenzialmente semplice, noi pensiamo, la maggior parte di noi, poi ascolteremo il dibattito ovviamente, che la cannabis, attraverso la sua legalizzazione, può avere un ruolo nella ricostruzione, diciamo, del paese. Quindi ci riuniamo oggi, virtualmente, riproponendoci però di farlo fisicamente domani,
quando questa condizione, sospensione in vita, diciamo, questa tragedia che stiamo vivendo finirà, perché prima o poi anche gli arresti domiciliari di massa, diciamo, verranno meno. E allora abbiamo idee diverse, lo sappiamo perché negli anni più volte ci siamo incontrati, abbiamo discusso, abbiamo fatto iniziative, abbiamo militato anche in forze politiche diverse, militiamo associative, ma questa comune convinzione penso possa essere la strada per un domani. Chiaramente è una convinzione che si associa al fatto che il quadro normativo sulla cannabis debba cambiare, che l'insensato proibizionismo debba finire e che quindi la cannabis può finalmente, risorsa liberata, svolgere un ruolo, si diceva, per il futuro del paese, sul piano economico, sul piano sociale, sul piano di contrasto alla criminalità organizzata. Chiudo dicendo che però perché tutto questo accada dobbiamo insieme ripartire, riaprire un'offensiva politica che negli ultimi tempi, diciamo, si è fatta forse un po' più tenue, ha avuto meno ascolto, diciamo, nonostante i nostri sforzi. Io lo chiudo qui con un saluto, tanto avremo modo in queste ore fino alle 8 di ascoltarci, di capirci e magari di mettere sul piatto qualche idea per quel domani che arriva. Un saluto e grazie a voi. Marco Perduca. Grazie Leonardo, buonasera a tutti. Una delle cose che si sentono dire da ormai 3 mesi e mezzo a questa parte è che non eravamo preparati, non era preparata la scienza, non era preparata la politica, non era preparata anche le organizzazioni internazionali, per quanto di pandemie comunque si parli, non solo ed esclusivamente nei documenti fondativi, che so, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma anche in alcuni piani sanitari nazionali che, anche quando eravamo in Parlamento, alcuni dei presenti sono stati fatti. È che tutto è passato piuttosto in sordina, è rimasto un argomento di dibattito tra gli esperti, ma non si è mai coinvolta la popolazione, il popolo sovrano, i cittadini, sia che siano detentori di diritti di cittadinanza in quel paese o comunque intesi come opinione pubblica, un po' per prepararli a questa evenienza. E in effetti una pandemia non avviene spesso, però quando avviene interessa tutto il mondo, un po' perché troppo spesso la scienza viene messa, se non in secondo piano, viene utilizzata magari in campagna elettorale per fare dei begli slogan da pubblicare sugli autobus, ma poi al momento del dunque, cioè quando si deve far tesoro delle cose che dice la scienza, si cercano in primis gli scienziati amici e in seconda battuta poi fior da fiore si tirano fuori le soluzioni che si ritengono più opportune. Ora, se nessuno vuole sostituire la scienza alla politica, in particolare in un regime democratico, liberal-democratico, in quale noi fino a qualche tempo fa vivevamo con alcune difficoltà e oggi viviamo con maggiore difficoltà, occorre però, e questo è uno dei motivi per cui è quanto mai opportuno e necessario anche in un regime di clausura più o meno volontaria, continuare a discutere di quel che accade al di fuori di noi, continuare a far emergere tutte quelle informazioni, tutte quelle critiche, tutte quelle analisi e in fin dei conti anche tutte le proposte che non soltanto ci portiamo dietro da decenni, sia che si fosse dentro che fuori dal palazzo o dai dipartimenti universitari o dalle piazze, dalle marce antiproibizioniste, sia delle più recenti decisioni che la comunità internazionale continua a prendere, in particolare sulla cannabis, visto che oggi è la giornata internazionale sulla cannabis. Con Leonardo siamo stati ormai un mese e mezzo fa alla Commissione Droghe delle Nazioni Unite di Vienna, dove gli stati membri avrebbero dovuto votare sulla raccomandazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che chiedeva agli stati parte di ricollocare la cannabis in una tabella che ne rendesse meno difficoltosamente gli studi
per finalità naturalmente terapeutiche. Ma tra le argomentazioni che erano state utilizzate già nel giugno del 2016, quando questa argomentazione era stata adottata dal comitato di esperti, c'era anche un aver apprezzato una modifica delle leggi a livello nazionale, perché non si era, in virtù del principio di precauzione, riusciti a dimostrare la pericolosità e il danno che questa pianta reca alla salute umana, alla salute animale e a quella e all'ambiente. In aggiunta a tutto questo, è stata una delle ultime cose che siamo riusciti a discutere in un incontro che abbiamo organizzato a Firenze poco prima che ci arrivasse il coronavirus, sempre alle Nazioni Unite è stato adottato un lungo documento di una ventina di pagine, di quasi 90 paragrafi, che si chiama Commento Generale sulla Scienza. E io vi leggo una parte relativa al diritto alla salute, incluso nel quadro del cosiddetto diritto alla scienza, che, come dice la mia maglietta, è un diritto umano. E non perché lo si dica noi che riteniamo che sia necessario che almeno il dibattito e poi anche le decisioni, le deliberazioni siano basate su evidenze condivise, duplicate, verificate, falsificate, ma perché i trattati internazionali ormai dagli anni 60 lo hanno codificato. Il paragrafo 68 di questo commento generale sulla scienza dice: la ricerca scientifica è compromessa per alcune sostanze ai sensi delle convenzioni internazionali sul controllo delle droghe, in quanto tali sostanze sono classificate come dannose per salute e prive di valore medico-scientifico. Tuttavia, alcune di queste classificazioni sono state fatte senza un adeguato supporto scientifico a comprovare la decisione, in quanto esistono prove credibili sugli usi medici di alcune sostanze, come per esempio la cannabis per il trattamento di alcune epilessie. Pertanto, gli Stati parte dovrebbero armonizzare l'adempimento dei loro obblighi ai sensi del regime internazionale di controllo della droga coi propri obblighi di rispettare, proteggere e adempiere il diritto a godere dei benefici della ricerca scientifica attraverso una revisione periodica delle politiche in relazione alle sostanze controllate. Il divieto di ricerca su tali sostanze è in linea di principio un limite al diritto alla scienza e dovrebbe soddisfare i requisiti dell'articolo 4 della Convenzione, che è quello che dice che non si può, tutti gli stati che hanno ratificato questo patto internazionale per i diritti economici, sociali e culturali non possono adottare leggi che vadano contro gli articoli del patto stesso. Inoltre, a causa di potenziali benefici per la salute di queste sostanze controllate, queste restrizioni dovrebbero essere anche prese in relazione agli obblighi che gli stati hanno in confronto al rispetto del diritto alla salute, che è l'articolo 12 della Convenzione, mentre questo patto generale parla dell'articolo 15. Ecco, tutto questo per dire che se a noi non sono mai mancate negli anni le argomentazioni politiche, che poi sono state corroborate da tutta una serie di decisioni, di sentenze nazionali e internazionali, buon ultima quella pubblicata qualche giorno fa delle sezioni unite della Cassazione sulla coltivazione domestica, che di certo non ci aiuta particolarmente, ma insomma è comunque un altro piccolo tassello di un granello di buonsenso da includere nel dibattito. Adesso abbiamo anche l'ONU, che è l'origine per certi versi dell'architettura proibizionista internazionale, anche se mal interpretata, che tra gli obblighi che ricorda agli stati parte include anche questo, cioè di rivedere le proprie politiche in materia di droga, perché queste possono avere un uso medico-scientifico. Ma attenzione, ampliando l'implicazione dell'uso medico-scientifico si può anche arrivare a sostenere, e questa è una delle cose che dovremo recuperare e tornare a dire, obbligare gli utenti a comprare questo tipo di prodotti che per certi versi possono far bene e che la Cassazione ci dice possiamo addirittura coltivare a casa anche se siamo in Branatelli, crea dei grossi azzardi dal punto di vista della salute personale e pubblica. E quindi far sapere che cosa si consuma, si produce e si compra è un elemento fondamentale anche del diritto alla salute. Noi non abbiamo mai
posto al centro delle preoccupazioni antiproibizioniste il grande effetto del diritto alla salute, perché sappiamo che fortunatamente le persone che hanno un problema di salute con tutte le sostanze proibite sono una percentuale molto ridotta rispetto all'ampio consumo, però è un documento in più. È qualcosa che è uscito qualche giorno fa e quindi bene che ci siano dei parlamentari, dovremo condividere anche questo ultimo pezzo di carta di obblighi internazionali in un momento in cui anche gli obblighi nazionali e la legalità costituzionale hanno sospeso per un attimo il pieno rispetto dei diritti civili e politici di tutti loro, ancora prima che di tutti noi, ma abbiamo ancora 3 ore di dibattito, speriamo che si riesca in qualche modo a connetterci con chi in queste ultime settimane invece non è riuscito a essere coinvolto nelle nostre chiacchiere di antiproibizionisti fuori dal palazzo. Grazie ancora. Grazie a Marco Perduca. Ora passo la parola a Marco Rossi, nel frattempo che gli assegno anche il ruolo di relatore, perché Marco ci presenterà una relazione sul valore economico della legalizzazione della cannabis. Lascio subito la parola a Marco. Spero che vediate e mi sentiate. Buonasera a tutti i compagni di clausura. Il mio intervento è volto a cercare di mostrare una cornice teorica ed empirica dentro la quale inquadrare il successivo dibattito. Purtroppo, essendo un accademico, ho il vizio di fare una lezioncina, quindi vi toccherà una piccola lezione in cui cercherò di illustrare le caratteristiche attuali del mercato della cannabis e una ipotesi di una sua eventuale legalizzazione. Anzitutto, il mercato illegale è una conseguenza indesiderata della proibizione, è il cosiddetto balloon effect. Si verifica, storicamente si è verificato, allora quando si proibisce un'attività che è largamente diffusa dalla popolazione stessa. In questo caso si spingono gli scambi dalla legalità verso la illegalità, offrendo pertanto un'opportunità economica per la criminalità, che danneggia la collettività stessa. I proventi derivanti dal traffico di cannabis possono essere utilizzati per finanziare altre attività illegali o per attività di corruzione. Poi vi è una riduzione del benessere della collettività, anche perché il commercio, specialmente lo spaccio di strada, riduce il decoro, crea allarme sociale e a volte, per sua stretta natura, non essendo possibile ricorrere al mercato legale, le dispute che si creano in quel mercato danno origine anche a episodi di violenza, come è successo la scorsa estate a Roma. Tutto questo però comporta anche un fenomeno che in economia chiamiamo di selezione avversa, il quale infine induce anche una riduzione del benessere dei consumatori di cannabis. La qualità media del prodotto tende a deteriorarsi, e tra l'altro i consumatori di cannabis sono poi passibili di sanzioni legali, amministrative e anche uno stigma morale, che riduce il loro benessere e tra l'altro incidentalmente riduce anche le loro capacità produttive. Quali sono adesso le dimensioni del mercato della cannabis in Italia? Diciamo che il valore teorico degli scambi finali è stato stimato in circa 5-6 miliardi di euro. Una posta non indifferente, non è certo un mercato secondario, non stiamo parlando di numismatica. In realtà io credo che il valore reale degli scambi finali sia non superiore ai 3-4 miliardi di euro, soprattutto in ragione della forza di fusione del, come vedremo dopo, dell'offerta sociale di cannabis. Ma continuiamo indagando un po' la demografia di questo mercato, un mercato che coinvolge circa 5-6 milioni di consumatori in totale, compresi quelli occasionali, i quali non sono rilevanti dal punto di vista economico. Dal punto di vista economico ciò che conta sono poi circa 500.000 di consumatori quotidiani di cannabis, i quali esprimono circa il 90% della cannabis consumata in Italia. È interessante notare che, sebbene il consumo di cannabis rimanga prevalentemente un fenomeno giovanile, esso ultimamente mostra anche una tendenza a una sorta di invecchiamento, così come invecchia in generale la popolazione europea, in particolare quella italiana, anche i consumatori di cannabis stanno invecchiando.
Adesso quasi un terzo dei consumatori di cannabis in Italia è sopra i 30 anni, si tratta ormai di persone adulte, non più considerabili come giovani. Studi recenti, condotti anche da me, dimostrano poi come una buona parte di questi siano soggetti socialmente integrati. Hanno una buona istruzione, godono di un buon livello di occupazione e sono anche occupati in settori discretamente qualificati. Vi dicevo, se guardiamo più attentamente l'offerta di cannabis adesso in Italia, notiamo una dualità del mercato. Il mercato è grosso modo diviso in due parti, è divisibile. Metà dell'offerta proviene da spacciatori professionisti, cosiddetti pushers, gli spacciatori di strada, i quali in realtà ricoprono giusto il 5-10% dell'offerta, sebbene la loro attività desti un significativo allarme sociale, violenza, come dicevamo in precedenza, sono, come dire, quasi la punta dell'iceberg, poco più. Però rilevante viceversa sono gli home dealers, gli spacciatori porta a porta, per così dire, che hanno un portafoglio clienti. Ma è interessante notare, e questo sta emergendo anche dall'analisi italiana, come ormai circa metà della cannabis scambiata in Italia provenga da quello che io definisco il mercato sociale della cannabis, ossia scambi di cannabis tra amici minimamente orientati al profitto. In buona sostanza, aiuto un amico che è senza cannabis e gliela vendo con un margine di profitto modesto. Quindi, di fatto, in Italia ormai abbiamo questo mercato sociale che è una sorta di arcipelago di gruppi di amici, consumatori, al loro interno venditori di cannabis, ovvero sia de facto abbiamo una rete già esistente in Italia di cannabis social clubs, clandestini ovviamente, ma attivi. In particolare, nell'ambito dell'offerta sociale, sempre più sta crescendo il ruolo della coltivazione domestica della cannabis. Oramai il numero di growers italiani, di coltivatori di cannabis, come si usa nello slang del settore, è stimabile in circa 100.000. La normativa attuale comporta dei costi di applicazione, sia diretti, spese di polizia, magistratura, carceri, sia costi indiretti, perché se questi servizi di polizia, magistratura e carceri sono intasati da soggetti sottoposti a procedimento per detenzione di cannabis, ovviamente non possono fornire altri servizi. Abbiamo dei costi di congestione delle carceri, delle magistrature, anche dei servizi di polizia e della rivalità che si pone con altri servizi di tutela della legalità. L'ipotesi, che poi è quella che forse è più interessante e secondo me la più praticabile, più semplicemente praticabile, è un'ipotesi di legalizzazione in cui si equipara il mercato della cannabis al mercato dei tabacchi lavorati. Si estende la stessa regolamentazione, la stessa rete di distribuzione, in particolare si impone sulla vendita della cannabis legale una tassa sul vizio, un'imposta correttiva, pari a circa l'80% del prezzo di offerta. Questa tassa è importante perché allineando il prezzo ex post, dopo la tassa, dopo la legalizzazione della cannabis, con il prezzo ex ante, possiamo ragionevolmente credere, dal punto di vista della legge dell'offerta, che i consumi di cannabis non verrebbero così alterati. Quindi otteniamo lo stesso risultato del contenimento dei consumi, mantenendo lo stesso livello attuale dei consumi, ma ottenendo però anche altri benefici, di cui adesso incomincio ad esporne alcuni. In primo luogo, faremo emergere gli scambi dal sommerso. L'ipotesi che gli scambi dall'illegalità tornino verso la legalità è confermata da numerosi episodi storici, a partire dalla fine del proibizionismo degli alcolici negli USA, e per quanto riguarda il caso della cannabis, in particolare, questa ipotesi di emersione degli scambi si è già verificata circa 40 anni or sono in Olanda e recentemente in Colorado. Certo, occorre del tempo affinché gli scambi emergano completamente dal sommerso, non emergono poi del tutto completamente, una certa quota di contrabbando rimane, ma diciamo che l'evidenza storica mostra come la legalizzazione sia uno strumento utile a far emergere gli scambi dal sommerso. In questo caso, per quanto riguarda l'opportunità di impiego, io a suo tempo stimai in circa 60-70 mila lavoratori agricoli stagionali, i lavoratori che sarebbero impiegati nel settore della coltivazione e manifattura della cannabis. Certo, non è una quantità enorme, ma nei prossimi, già adesso, tempi che ci aspettano, l'opportunità di impiegare in questo settore 60-70 mila lavoratori
non è affatto trascurabile. Pensate ad esempio che Finmeccanica, la più grossa industria meccanica italiana, attualmente impiega solo 8.000 operai. Per quanto riguarda il valore economico, se la cannabis fosse legalizzata e quindi coltivata e prodotta in Italia, avremmo un aumento del reddito nazionale stimabile intorno ai 500 milioni, un miliardo di euro all'anno. Poi avremo altri effetti indiretti, come un aumento della produttività dei consumatori, per minori rischi per la salute, meno rischi di contraffazione, minori sanzioni e così via. E anche un aumento della legalità, un aspetto da non trascurare. Il senso della legge, il rispetto della legge verrebbe adesso ad essere più completo. La tutela della legalità è un presupposto molto importante per le transazioni economiche. Vado alle conclusioni. Per quello che ci interessa, le implicazioni fiscali della legalizzazione della cannabis, se legalizzata come se fossero tabacchi lavorati, comporterebbero principalmente un ricavo di circa 2-3 miliardi di euro da imposte sulle vendite, a cui si sommano circa 500 milioni di euro dall'imposto sul reddito e una riduzione dei costi di applicazione della normativa stimabile tra 500 milioni e circa un miliardo. Quindi, tirando le somme, legalizzare la cannabis e regolamentarla come tabacchi lavorati comporterebbe un beneficio fiscale per l'erario nazionale stimabile in circa 3-4 miliardi di euro all'anno, che di questi tempi sarebbero senz'altro molto utili. Concludo dicendo quali sarebbero le possibili, cosa sta accadendo adesso al mercato a causa del coronavirus. Beh, in questo caso è stata soprattutto una contrazione dell'offerta, che si rispecchia in un aumento dei prezzi di scambio e un deterioramento della qualità del prodotto. Successivamente, se queste restrizioni saranno rimosse, è ipotizzabile che vi sia un incremento dell'offerta di cannabis e dal lato della domanda probabilmente una piccola riduzione dovuta a un effetto reddito, ma probabilmente è ancora più facile che vi sia un aumento della coltivazione domestica, la quale dalle nostre ricerche è significativamente legata al reddito dei consumatori. Ovviamente coltivare la cannabis in casa costa meno che acquistarla. Io avrei terminato e lascerei la parola, spero di non aver fatto danni. Grazie. Grazie Marco Rossi. Ora tocca a Franco Corleone, che vedo che chiede la parola con alzata di mano e gliela diamo. Oh no, salutavo Marco Rossi. Vai Franco. Bene, buon pomeriggio a tutti. Penso che chi è collegato non ci consideri dei pazzi, che in mezzo alla pandemia si occupano di una stravaganza. Il problema è che questo giudizio dovrebbe essere comune anche a quelli che non sono collegati e che probabilmente sono una maggioranza che è determinata spesso dai miti, dai luoghi comuni, da un'informazione assai parziale e distorta. E allora che senso ha che noi oggi, non solo per celebrare una giornata, una ricorrenza, poniamo al centro della nostra discussione questo tema delle prospettive di riforma della politica sulle droghe? Io dico così perché nella nostra tradizione di movimento in Italia abbiamo sempre tenuto assieme la questione della legalizzazione della canapa con la riforma della politica delle droghe. Non abbiamo mai differenziato e abbiamo parlato sempre di depenalizzazione e decriminalizzazione del consumo di tutte le sostanze. Non abbiamo mai fatto una politica che portasse a una diversa giudizio fra droghe buone e droghe cattive,
e quindi io inserisco questo nostro ragionamento all'interno della riforma della politica delle droghe. Ora, in Italia noi abbiamo una lunga storia di riflessione, pensiero, e mi piace ricordare la figura di Giancarlo Arnao, che è stato un punto di riferimento per gli intellettuali e i giovani, per le sedi accademiche e per i centri sociali. E questa è stata la nostra tradizione che abbiamo proseguito con tanti anni con il mensile Fuori Luogo diretto da Grazia Zuffa. Abbiamo costruito un pensiero. Quest'anno, quando abbiamo scritto il decimo libro bianco, ci siamo chiesti, secondo, ripigliando una canzone di Sergio Endrigo, dove avevamo sbagliato, perché c'è qualcosa che non funziona in tutto questo, perché abbiamo elaborato proposte di legge, abbiamo arricchito il confronto. Nel 1996 la proposta di legge di legalizzazione della canapa a mia firma aveva, credo, 130-140 firmatari, poi si fermò all'inizio della discussione e abbiamo costruito consenso anche sociale, intellettuale, ma negli ultimi tempi si è rotto qualche cosa, ma si è rotto qualcosa nella nostra capacità di presentare questa soluzione di riforma contro la Chiesa della Proibizione. O è successo qualcosa nella politica italiana? Ecco, io penso che se abbiamo una responsabilità è che non siamo riusciti a fermare una crisi della politica incredibilmente pesante. Perché anche oggi noi quasi diamo per scontato il fatto che si sia riuniti con queste modalità, e io penso invece che dobbiamo essere consapevoli in ogni momento che siamo in questa forma di detenzione, di distanziamento sociale, ecco, una parolaccia, no? Incredibile, l'uso della canapa è per l'avvicinamento sociale, non per il distanziamento sociale. Ebbene, dobbiamo, credo, ogni momento tenere conto che sono a rischio i diritti, le libertà, lo stato di diritto, la democrazia e il ruolo del Parlamento, perché altrimenti anche ora di accettazione di misure che vengono da chi non sa. È legittimo non sapere, so di non sapere, ma quando questa non sapere produce limitazioni nei diritti e nella libertà, c'è da riflettere. Allora, la crisi della politica, dicevo, non viene, è accentuata in questi ultimi due mesi, ma viene da prima, e il fatto che in Parlamento non si riescano ad affrontare molte questioni sociali, fra cui questa, le proposte che sono presenti di riforma della politica delle droghe e di legalizzazione della canapa, per cui l'Italia oggi è il fanalino di coda dei paesi nel mondo,
e questo deve essere imputato a un arretramento della politica che deriva da una crisi della cultura, non solo cultura politica, ma della cultura in tucur. Ecco, come si noi abbiamo in questi ultimo anno letto delle cose incredibili che ci hanno fatto tornare indietro di decenni. Non si sentivano più dire cose sui danni per i giovani, la salute della canapa. Come è possibile che sia successa questa trasformazione antropologica in alcuni editorialisti dei maggiori quotidiani? Questo è merita forse una riflessione anche da parte nostra, capire che cosa è successo. Forse l'ideologia del salutismo ricordate che qualche tempo fa una pubblicità Progresso del governo diceva che se tu fumi sei scemo. Ecco, poi per fortuna si è fermata quella pubblicità, ma l'elenco degli scemi sarebbe stato molto molto lungo, da Sciascia a Camilleri a Pannella, e potremmo continuare un grande elenco. Ecco, pensare che si sia potuto appunto insultare, ecco, la politica dell'insulto, senza invece capire. I dati che noi abbiamo, e credo che il mio tempo è scaduto abbondantemente, insomma, il dato terribile è che dal 1990, quando è iniziata la storia politica della proibizione grave in Italia, sono stati segnalati ai prefetti per consumo oltre 1.300.000 persone, cioè nello spazio di una generazione, 25-30 anni, 1.300.000 giovani sono stati segnalati alle prefetture per sanzioni amministrative. Il 75% era per uno spinello. Ora, che questo dato così clamoroso non susciti lo sdegno, l'indignazione e la rivolta, a me pare una stravaganza anche nostra. Quindi, che cosa fare? Beh, credo Daniele Farina quando dice che le riforme in un molto spesso si devono fare nel fuoco della crisi, della tragedia, non quando tutto va bene, perché abbiamo visto che poi quando tutto va bene non è detto che si facciano. Se voi pensate che la legge che chiuse i manicomi in Italia fu approvata il 13 maggio 78, 5 giorni dopo il ritrovamento del cadavere di Aldo Moro, cioè la più grande tragedia della politica italiana, e che nello stesso mese, credo verso il 20 di quel mese di maggio, fu approvata la legge sull'aborto, allora vuol dire che questo ci deve insegnare che forse questo è il momento per dire il Parlamento si riunisca nelle modalità che vuole, sarebbe meglio di presenza e rischiando un po', ma insomma, e affronti un elenco di questioni sociali, culturali, politiche che possono cambiare il paese. Questo sarebbe, io penso che questo debba essere il messaggio che noi diamo oggi, mettere un calendario di questioni, un'agenda di questioni per cambiare. Noi non possiamo tornare alla normalità. La normalità faceva schifo. Quindi dobbiamo andare in un altro
sentiero, anche magari non facile da percorrere, ma questo è il messaggio che dobbiamo dare e darci. E con questo, questa giornata mi auguro che sia per noi decisiva. Grazie Franco Corleone, chiedo scusa, abbiamo qualche problema di audio su YouTube e Facebook, stavo cercando di risolverlo, adesso almeno YouTube è a posto, provvedo con Facebook. Io non ritengo, Diamo il benvenuto a Riccardo Maggi, parlamentare eletto con Più Europa, esponente storico dei radicali e parlamentare che ha da poco riattivato l'intergruppo sulla cannabis. Grazie per essere qui, a te la parola. Grazie a tutti intanto di aver convocato questa iniziativa e provo a fare tesoro di quello che ha appena finito di dire Franco Corleone. Se c'è una vittima tra le molte di questo coronavirus è sicuramente anche il Parlamento. Non che prima stesse bene, però la gestione dell'emergenza sanitaria ha visto facilmente relegare il Parlamento ad un ruolo che attualmente è quello di convertitore di decreti, ma con poteri limitati, perché ad esempio in questi giorni si stanno convertendo i primi decreti emanati con un accordo trasversale tra i gruppi perché gli emendamenti siano molto pochi ad esempio. In Parlamento avvengono per il resto delle informative da parte di ministri che non prevedono neanche le repliche e non ci sono stati finora atti di indirizzo politico votati dal Parlamento su nessuno degli aspetti che riguardano la gestione dell'emergenza, mentre io credo che mai come in un momento come questo, nel quale serve elaborare ed adottare una strategia di uscita dal cosiddetto lockdown, ad esempio sarebbe stato prezioso e indispensabile l'apporto delle commissioni parlamentari per quanto ognuna di propria competenza. Io ho ritrovato un volantino del 1918 sulle prescrizioni che venivano date ai cittadini sulle misure di contrasto alla influenza spagnola. Non ve le leggo, sono una dozzina di punti, ma sono esattamente il punto a cui noi siamo ora, cioè lavarsi le mani, tenere la distanza, non uscire se si ha la febbre. Perché dico questo? Perché a mio avviso l'impatto sulle libertà individuali del modo con cui si sta affrontando questa emergenza è inversamente proporzionale alla strategia che si riesce a mettere in campo utilizzando ad esempio quello che nel 1918 la medicina non aveva a disposizione, la diagnostica eccetera e anche misure come il tracciamento eccetera. Cosa c'entra questo con la cannabis? C'entra perché, a mio avviso, il rischio che noi abbiamo di fronte è uno, quello di uno svilimento definitivo del ruolo del Parlamento come organismo centrale nella nostra architettura costituzionale e soprattutto luogo in cui risiede la sovranità popolare e quindi luogo di controllo e di indirizzo rispetto all'attività del governo. Secondo, vedo una fascinazione per una rincorsa a misure sempre più repressive e soprattutto sempre più invasive dei comportamenti individuali, degli stili di vita delle persone. È molto facile che questo avvenga, in una certa misura è persino comprensibile che questo avvenga in una fase in cui l'obiettivo principale e prioritario di tutta una comunità nazionale è quella di prevenire e contrastare il contagio di una malattia infettiva, ma è altrettanto facile che questa cosa prenda la mano e che questo tipo di diciamo approccio e di invasività
nella vita delle persone e degli individui diventi un tratto costante. Questo per dire che il compito che diciamo i primi vostri interventi hanno un po' indicato, cioè quello di provare a lanciare, rilanciare una mobilitazione che porti poi a una modifica profonda, diciamo, delle politiche sulla droga nel nostro paese, è particolarmente difficile, proprio per questi due motivi che ho provato a dire, cioè debolezza del Parlamento e tendenze che sembrerebbero andare in un'altra direzione, che non in quella di tutelare di più e garantire le libertà individuali. Ci sono però delle cose su cui lavorare, ci sono dei segnali su cui lavorare, sicuramente ci sono. Ci sono anche, per arrivare proprio a un aspetto concreto, avendo poco tempo, ci sono anche già dei provvedimenti che sono incardinati. Ad esempio, in Commissione Giustizia, grazie proprio poi anche al lavoro e al consiglio di Franco e di altri, abbiamo depositato una proposta di legge molto semplice di modifica dell'articolo 73 del testo unico sulle droghe, di cui è già iniziato l'esame. C'è stata già un'audizione anche del professore Marco Rossi. Ovviamente non è quella una riforma complessiva come quella che noi auspicheremmo, ma è un intervento, ma pone degli interventi significativi nella direzione invece che si auspica. Da una parte, provando a definire meglio come fattispecie autonoma quella del fatto di lieve entità, e dall'altra sancendo in maniera definitiva che la coltivazione domestica, quando questa è finalizzata, diciamo, ad un uso personale, non è punibile, e quindi in linea con la recente sentenza delle sezioni unite della Cassazione. Cosa ha, diciamo, di interessante su cui lavorare questa proposta di legge? Il fatto che l'esame è già iniziato, ed è iniziato perché siamo riusciti, diciamo, con un piccolo escamotage tecnico e di procedura, a farla abbinare a una proposta a prima firma del capogruppo della Lega e di cui è relatore l'ex sottosegretario alla giustizia leghista Morrone, che è la proposta 2307, che è quella a firma di una ventina di parlamentari e ovviamente aperta a tutte le firme che vorranno esserci, e quella della Lega è la 2160. Io credo che il fatto di avere questo procedimento aperto ci aiuterebbe, se noi riuscissimo tutti quanti insieme a avere quella mobilitazione che si sta auspicando, e a ottenere, diciamo, una prima conquista proprio sulla questione della coltivazione domestica, che è questione che può essere, diciamo, un primo passo decisivo, perché è evidente che poi porterebbe, da un punto di vista anche logico e come, diciamo, consapevolezza generale, a capire che si va in una determinata direzione, perché sancire quella cosa lì significherebbe poi, implicherebbe tutta una serie, a mio avviso, di cose successive. Quindi questo può essere un primo punto su cui provare a fare leva tutti insieme, e tra l'altro va anche, diciamo, nella direzione della iniziativa che sta per essere lanciata proprio in queste ore, proprio in questi giorni, da un gruppo di associazioni che poi sono quelle diciamo che da sempre spingono e trattano questo argomento, che è la iniziativa Io Coltivo, cioè quella di una disobbedienza civile larga, diffusa e generale, quindi collettiva, che è il passo in più che potrebbe aiutare in questo momento, facendosi forte di una sorta di coming out fatto da tante persone che nel nostro paese sono dei consumatori di cannabis, ma anche da tanti che non lo sono, ma che pensano che sia arrivato il momento di dare una svolta su questa cosa. Io spero di riuscire, e qui vedo Nicola, ma insomma altri colleghi ci daranno dopo, anche a convincere a molti altri nostri colleghi che effettivamente discutere di questa cosa in questo momento non significa discutere appunto di una cosa che non è una priorità, ma significa esattamente dare un contributo a che questo paese e anche questo Parlamento possano
ricominciare diciamo a funzionare con il piede giusto. Grazie. Grazie a Riccardo Maggi. Ora c'è, ringraziamo per la sua presenza, Nicola Fratoianni, deputato di LeU e segretario di Sinistra Italiana. Lo ringraziamo anche perché abbiamo visto sta togliendo tempo al suo figlio per stare qui con noi. Grazie Nicola. Prego. Eccoci, mi dovevi attivare tu l'audio perché non potevo farlo autonomamente. Intanto grazie molte per l'invito, dirò poche cose, a partire da un elemento di riflessione che emerge dai vostri interventi, dalle introduzioni, adesso anche dalle cose che diceva qui Riccardo poco fa. Io francamente non so dire dove porterà questa situazione, quale sarà l'esito di questa crisi. Come è evidente, ogni crisi presenta sempre scenari tra loro potenzialmente contrapposti, ogni crisi può produrre un elemento di regressione, nel caso nostro direi di ulteriore regressione. Riccardo parlava di quanto il Parlamento in questo momento sia svilito dalla gestione emergenziale. Potremmo per la verità ricordare quanto negli ultimi anni ormai il Parlamento sia stato svilito da una gestione che si è fatta normalità, ma che ha costruito diciamo, l'emergenza come condizione quotidiana nel rapporto tra governo e istituzioni rappresentative. Dunque, noi non sappiamo quale sarà l'esito di questa vicenda. Ripeto, può esserci di fronte a noi un'ulteriore regressione sul piano culturale, sul piano delle libertà individuali, del controllo rispetto alle scelte di ciascuno e di ciascuna, ma può anche invece aprirsi uno spazio progressivo, potenzialmente di liberazione, perfino potenzialmente rivoluzionario. Franco Corleone ha ragione quando dice dovrebbe convocarsi in questo momento il Parlamento, ricordando che cosa è successo nella storia di questo paese in altri momenti. E io penso che oggi sia più che mai necessario provare ad utilizzare, anche se questo termine sembra o può sembrare assai cinico in questo contesto, ma utilizzare l'emergenza, quello che accade, questa gigantesca tragedia che stiamo attraversando, utilizzarla per riaffermare e affermare intanto diciamo con grande determinazione l'idea che tornare a prima significhi né più che meno che tornare a una condizione di profonda crisi. Ciò che c'era prima è ciò che ci ha condotto in questa situazione e che ci ha messo nelle condizioni di affrontare quello che sta accadendo in questa situazione così, così complicata e così difficile. Dunque io penso che noi dobbiamo avere l'ambizione di assumere con grande forza la necessità di fare di questo passaggio lo strumento attraverso cui mettere in discussione l'impianto complessivo del mondo nel quale siamo stati abituati a vivere. E questo vale naturalmente anche per il tema di cui stiamo discutendo oggi. Adesso la relazione di Marco Rossi in modo molto chiaro rende evidente il carattere ideologico nella migliore delle ipotesi, se non vogliamo diciamo immaginare che invece quelle scelte che oggi fanno del proibizionismo l'unico terreno di discussione attorno al tema delle droghe leggere, ma non soltanto delle droghe leggere. Se non vogliamo ragionare attorno diciamo ad altri tipi di interessi e nella migliore delle ipotesi ragioniamo di un approccio ideologico, ragioniamo di un approccio ideologico che è totalmente irrazionale e cioè che contraddice perfino dal primo all'ultimo gli obiettivi per cui quell'impianto ideologico si muove e costruisce il suo discorso pubblico.
Bene, di fronte però a questo, esattamente come accade per molte altre vicende che caratterizzano la nostra vita civile e sociale, perché badate, la gestione della sanità, che in questi anni in alcune aree in particolare, la vicenda lombarda oggi lo rappresenta in modo particolarmente impressionante, ma non soltanto la vicenda lombarda, la gestione di un sistema sanitario che in questi anni ha in grande parte privatizzato, diciamo, le sue funzioni, e in altra parte si è, anche laddove è rimasto nella dimensione pubblica, trasformato in un'azienda, perfino sul piano delle scelte nominali, le unità sanitarie locali che diventano aziende sanitarie locali e che assumono fino in fondo la logica del mercato nel loro meccanismo di funzionamento, oggi dimostrano il fallimento definitivo di un impianto che, allargando lo sguardo, dovrebbe forse portarci a dire che questo virus, questa pandemia, mette definitivamente in evidenza l'incompatibilità del capitalismo nella sua forma attuale con la sopravvivenza della specie. Adesso, se allarghiamo lo sguardo, quello di cui discutiamo quando parliamo della lotta ai cambiamenti climatici, quello di cui discutiamo quando parliamo, per esempio, del modo con cui il capitalismo ha occupato la filiera agroalimentare nel mondo, dice esattamente questo, quello che abbiamo di fronte, e pone il livello dell'ambizione che dovremmo provare ad avere. Io penso che noi dovremmo provare a uscire da questa vicenda con l'ambizione di una trasformazione assai radicale. Ha ragione Daniele, le grandi scelte e le grandi ambizioni si misurano in tempi eccezionali, non certo dentro una dimensione ordinaria. Il punto però, e qui c'è il punto problematico, perché naturalmente noi potremo e costruiremo nel Parlamento attuale, in questa condizione, il massimo della trasversalità possibile per provare ad ottenere ogni risultato utile a costruire anche un solo piccolo passo in avanti, per stare alle questioni che poneva Riccardo poco fa. E su questo, per quel che mi riguarda, per quel che ci riguarda, non c'è soltanto una disponibilità, ma anche il lavoro che in questi anni si è accumulato e depositato. Daniele Farina per primo, per noi nella scorsa legislatura, ma anche prima di sedere in Parlamento, ha costruito su questo un lavoro assai prezioso, che dunque è lì e continua ad essere uno strumento di discussione e di iniziativa politica. Eppure io penso, e questo mi pare il problema, io penso che dentro questo Parlamento, in questo momento, le condizioni per lanciare questa sfida, per costruire con questa ambizione una proposta complessiva di riforma e di ridisegno del sistema, siano assai fragili. Siano assai fragili perché manca dentro questo Parlamento, perché manca nel sistema politico italiano, perché attenzione, il Parlamento è né più né meno che il riflesso del sistema politico italiano, della sua discussione politica, perfino della discussione intellettuale di questo paese, della capacità dei movimenti di ricostruire un elemento di conflitto e di egemonia pubblica. Manca su questo terreno da troppo tempo una massa critica in grado di pensare a questo livello il nodo della trasformazione. Io penso che anche di questo dovremmo discutere. Cioè, io credo, e finisco, che il tema che abbiamo di fronte, che avremo di fronte nei prossimi mesi, quando i livelli di conflitto dovuti agli effetti che questa crisi e che la gestione di questa crisi produrranno su larghe fasce della popolazione saliranno inevitabilmente, che il tema che avremo di fronte sarà questo, cioè come si ricostruisce un largo fronte politico, sociale, culturale, intellettuale in grado di collocare a quel livello, quello che poneva Franco prima, il tema del cambiamento e della trasformazione. Dunque io penso che questo è il punto, e per quello che mi riguarda credo che su questo sia necessario lavorare. Poi ripeto, questo non mette minimamente in discussione la necessità di utilizzare ogni strumento parlamentare, ogni tecnica parlamentare per ottenere qualsiasi piccolo risultato. Ogni passo avanti rappresenta dentro quello spazio comunque un risultato positivo. Ma a me pare evidente che se vogliamo stare sul livello delle questioni che sono poste fino a questo momento, su questo tema, ma che è, per quello che mi riguarda, paradigmatico, in qualche modo specchio della questione più generale e complessiva, abbiamo bisogno di puntare alla ricostruzione di una dinamica di movimento, io la chiamo così, non mi viene un nome migliore, ben più ampia di quella che abbiamo conosciuto almeno negli ultimi anni, e che pure invece abbiamo conosciuto in altre forme ben più significative in questo paese. Grazie.
Grazie a Nicola Fratoianni. Ora c'è il senatore Matteo Mantero che è collegato tramite telefono, per cui possiamo dargli la parola, ma non possiamo vederlo in video. Chiedo in regia se è stato nel frattempo attivato. Allora, è attivato, quindi credo debba accendere lui il microfono. Magari mentre risolviamo i problemi con il senatore Mantero, Barbara Bonvicini, che saluto caramente, per i Radicali Italiani, per Meglio Legale, e così ci presenta anche la campagna che è stata lanciata proprio in queste ore. Vai Barbara. Perfetto, eccoci. L'audio è stato riattivato. Grazie Leonardo, grazie anche per l'invito e per la possibilità di intervenire qui oggi a questo importante appuntamento, che è doppiamente importante perché credo sia il primo che rivede un po' tutte quelle realtà che avrebbero dovuto comporre il parterre di dibattito della Conferenza Nazionale sulle Droghe prevista per la fine di febbraio e che a causa delle disposizioni del contenimento dell'epidemia non si è più tenuta e ci ha fatto perdere un importante momento di confronto anche per quanto riguarda le politiche antiproibizioniste di questo paese e la possibilità di incardinare alcune iniziative. Fortunatamente o sfortunatamente questo 420 atipico ci dà la dimensione di tutto quello che sta variando a causa del coronavirus e a causa delle misure di lockdown che sono state previste, e quindi questo di oggi, nonostante appunto come dicevo atipico, diventa un appuntamento importantissimo perché chi meglio di questo parterre può intervenire e capire tutti i molteplici aspetti che appunto il lockdown scaturirà e che in parte ha già scaturito. E inoltre questo parterre permette anche di avanzare una proposta, credo, convinta e credibile sulla questione di legalizzazione come provvedimento strutturale per far fronte ad alcuni degli aspetti che in parte gli interventi hanno già citato e in parte mi accingo a identificare. Ne cito alcuni rispetto agli aspetti su cui dei provvedimenti di legalizzazione potrebbero avere effettivamente dei benefici, che sono quelli che mi stanno più a cuore e che partono da una matrice comune che è appunto la matrice della crisi economica, che ha tutta una serie di ripercussioni. Alcune ripercussioni sono immediatamente deducibili, come la perdita dei posti di lavoro delle industrie e delle aziende, per cui il fermo sarà e è stato mortale e che quindi non riapriranno una volta finito il lockdown, e su tutte queste situazioni incombe già il fantasma e la mano lunga della criminalità organizzata, che, perdonatemi il gioco di parole, ma trattandosi di criminalità appunto organizzata, si è già organizzata per riacquisire tutto quello che è il consenso sociale negli anni d'oro attraverso gli aiuti alle imprese, soprattutto nel meridione, alle imprese che sono sull'orlo della bancarotta e sono in crisi a causa del lockdown, oppure attraverso la distribuzione di beni di prima necessità nei quartieri più poveri e disagiati del sud, e soprattutto un'attività della criminalità organizzata che sta già organizzandosi per mantenere le mani su buona parte di quei 200 miliardi che rappresentano un guadagno sommerso e che deriva dalle attività illegali e illecite nel nostro paese. Io credo che nonostante i radicali si stiano impegnando per smantellare questo mercato sommerso attraverso atti di legalità,
quello che ci interessa trattare oggi sia la questione del mercato delle sostanze illecite, che oggi ha una sorta di doppia implicazione, come vi dicevo, quella economica legata al traffico, di cui ha ampiamente parlato il professor Rossi, alla cui relazione non aggiungo assolutamente niente, e che ora è in difficoltà per quanto riguarda la piccola distribuzione, ma che vede i porti totalmente deserti delle forze dell'ordine, che invece sono in giro a controllare che le misure di lockdown vengano rispettate. Questa cosa, anche rispetto alla contrazione dello spaccio di strada, si sta ripercuotendo su tutto quello che è il mercato del dark web. Ci sono già i primi studi rispetto agli spostamenti delle criptovalute a favore di transizioni illecite nei marketplace illeciti all'interno del dark web, e io credo che questa sia un grande atto di responsabilità e di richiamo alla legalizzazione. E poi io credo che ci si debba occupare anche di quello che sarà il tracollo emotivo del paese e il rischio, per non dire la certezza, che la ricerca dell'alterazione di coscienza aumenterà nella popolazione, perché è un effetto fisiologico delle grandi iniziative economiche e che sono anche ovviamente crisi sociali. E quindi credo che la criminalità con l'offerta di mercato avrà il potere anche di determinare, di definire quelle che saranno le dipendenze future con cui i nostri operatori si dovranno confrontare. Credo che la legalizzazione quindi possa fungere da riduzione del rischio e da riduzione del danno, dando disponibile una sostanza che tutto sommato innocua come la cannabis. Marco Perduca ci ha ricordato all'interno del suo intervento quelle che sono le azioni per declassificare il livello di pericolosità di questa sostanza anche a livello istituzionale. E io credo che un'iniziativa di legalizzazione vada pretesa forte, soprattutto anche visto che i tribunali di sorveglianza hanno trovato uno slancio e hanno messo il turbo per tutta quella questione che riguarda le sostanze e riguarda poi le ripercussioni che si hanno sulla popolazione detenuta. E credo che quindi questi provvedimenti di legalizzazione debbano essere fatti. Io colgo le critiche e le difficoltà che gli onorevoli Frato Ianni e Maggi hanno palesato all'interno dei loro interventi. Credo però che le sezioni unite della Corte di Cassazione abbiano dato uno spazio di quella che è una disobbedienza civile, ma che diventa un'obbedienza civile e che si può attivare anche in regime di quarantena, e che appunto riguarda la questione della depenalizzazione della coltivazione domestica, che noi oggi, come Meglio Legale, come Radicali Italiani, come Associazione Luca Coscioni, e grazie anche ad alcune riviste del settore che parlano a quella mole di consumatori a cui volevamo arrivare fin dall'inizio, io coltivo diventa una sorta di prima e unica iniziativa possibile per chiedere che il Parlamento apra ad iniziative di legalizzazione, appunto grazie alla pronuncia delle sezioni unite e grazie anche a quei 100.000 grower, li quantifica così il professor Rossi, che l'avrebbero perpetrato iniziative in anonimato e che adesso possono diventare risorsa anche per i parlamentari che decideranno di dare rilievo a questa iniziativa, per far sì che Parlamento faccia un atto di responsabilità sulla base di un'azione di cittadini che insieme dalle loro case, dai loro balconi, riescono a fare massa critica, massa responsabile tutti quelli che sono i fenomeni e che si è provati a combattere con scarso successo fino ad ora, e che questo virus ci dà la possibilità di combattere con armi nuove. Io credo che nonostante il Parlamento sia defraudato di fatto della sua funzione, ognuno di noi debba pensare a quel fai quel che devi, accada quel che può, che da questo 420 dobbiamo cercare di continuare a declinare in azioni di legalità per il nostro Stato e per evitare che tutte quelle cose che ho detto all'interno del mio intervento, il pericolo della criminalità organizzata, poi diventi effettivo, reale e incontenibile. Di questo vi ringrazio, vi auguro buon 420, buon lavoro a tutti noi, e credo ci sia bisogno di un messaggio forte.
Grazie Barbara. Riproviamo con il senatore Mantero, se riesce a collegarsi. Se non riesce, come mi pare sia il caso, andiamo con il contributo che ci è arrivato da Anita Pirovano, che è consigliera comunale a Milano. Un attimo che metto il video. Voglio portare il mio piccolo contributo, che in questa fase è più che altro un saluto e un ringraziamento agli ideatori dell'appello Ripartiamo anche dalla cannabis, che ho sottoscritto perché lo trovo utile, in particolare in questo momento e in questo momento particolare, che è caratterizzato da una tremenda emergenza sanitaria, ma che ci precipita anche in una crisi economica, sociale e culturale, una crisi di sistema, di quelle che impongono, dovrebbero imporre un ripensamento a tutto tondo, porsi gli vecchi interrogativi in maniera inedita e porsi interrogativi nuovi. Mi viene in mente allora la metafora delle caravelle di Colombo, quelle che ci portarono nel nuovo mondo tanto tempo fa e che erano fatte ciascuna di almeno 100 tonnellate di canapa tra vele, cordatura, e poi è arrivato un lockdown. L'abbiamo convenzionalmente chiamato proibizionismo e ha spostato il tema confinandolo in poche proposte di legge parlamentare che non sono mai arrivate alla discussione, tantomeno all'approvazione. Spesso è rimasto un dibattito tra addetti ai lavori, meno importante e centrale di altri, quando invece le conseguenze del proibizionismo le vediamo nella linfa che ha portato, porta, speriamo non porterà, nella criminalità organizzata in futuro, li vediamo soprattutto nei costi economici e sociali. Quelli sociali sono quelli che mi stanno più a cuore. In comune mi occupo di carcere, di persone ristrette nella libertà. Proprio questo pomeriggio ci sarà un mio ordine del giorno in discussione in aula, anche per questo non posso esserci in diretta, che affronta il tema dell'emergenza nell'emergenza, che è il sovraffollamento delle carceri ai tempi del Covid-19. Io credo davvero che anche in relazione alle conseguenze penali, anche in relazione alla restrizione della libertà, ci sia l'urgenza e la cogenza di tornare ad affrontare questi temi, farlo in maniera coraggiosa ma anche curiosa. E io ci sono, ascolterò poi tutto il dibattito di questo pomeriggio e spero ci saranno presto nuove occasioni. Un saluto caro a tutti. Ciao Giovanni, mi sa che non riusciamo a fare per te. Che non riusciamo a fare tramite web, per cui possiamo fare in viva voce. Se vuoi possiamo farlo adesso. Ok. Come vuoi, siamo quasi siamo in diretta, se vuoi farlo lo facciamo. Ok. Proviamo. Sì, proviamo. Ok, scusatemi, sono con Giovanni Paglia, già parlamentare di Sinistra Italiana, che anche lui ha un problema tecnico come quello del senatore Mantero. Adesso facciamo un esperimento con il viva voce, speriamo che possiate ascoltarlo. Giovanni, prego. Sì, buonasera a tutti, saluti a tutti. Si sente prima di tutto? Leonardo, mi confermi che si sente? Sì, direi che si sente. Ok. No, appunto, salutavo tutti, tenevo anch'io a fare una breve riflessione all'interno di questo dibattito che ritengo molto significativo, a partire anche da quella che è stata l'esperienza, il tentativo che abbiamo fatto nella scorsa legislatura. Quando insieme
Farina, poi insieme a tutto il gruppo per la cannabis, decidemmo di cominciare a lavorare, diciamo, su un'ipotesi in qualche modo nuova anche dal punto di vista tecnico e legislativo, cioè quella di collegare la legalizzazione della cannabis oltre che al tema dell'autoconsumo, anche a quella produzione dell'autoconsumo, anche a quella della tassazione, quindi in qualche modo di una sul commercio secondo i canali, in qualche modo, e secondo le consuetudini tradizionali. Lo facciamo nel 2013, cioè in mezzo praticamente nel pieno della crisi economica che era, aveva seguito il crollo, diciamo, del mercato finanziario globale. E lo facevamo sulla base della riflessione, appunto, che vedevamo due fenomeni in qualche modo incidenti. Da un lato avevamo visto il bilancio dello Stato devastato dall'austerità, e perennemente, diciamo, impegnato nella ricerca di nuove fonti di entrata, che quasi mai venivano trovate, che di conseguenza, diciamo, scaricavano tutto il peso della ricerca di risorse finanziarie sui tagli, la spesa pubblica sui tagli al welfare. E dall'altro, dal fatto che avevamo notato che all'interno dell'ultima grande crisi, in modo persino più intenso di quanto avvenga normalmente, la criminalità organizzata si era impegnata non soltanto nel riciclaggio inteso come, diciamo, attivazione di iniziative economiche di copertura al cui, diciamo, interno poter riciclare, di lavare denaro, come dire, la classica pizzeria, il classico ristorante, insomma, messo su ad hoc, ma utilizzando la crisi economica proprio per conquistare dei propri settori di iniziativa economica reale, penso in particolar modo per esempio all'autotrasporto, penso ai settori dell'edilizia, agricolo, in particolare della distribuzione di derrate, eccetera. Cioè, non è più semplicemente riciclaggio, ma diventava di fatto conquista, accumulazione primaria all'interno del mercato delle sostanze illegali, in buona parte, e dall'altro riciclaggio, appunto, nella definizione di un'aggressione a quello che era il mercato legale. Ecco, mettendo assieme queste due cose, questi due fenomeni che abbiamo visto, che personalmente, ma politicamente anche diciamo collettivo, si preoccupavano molto, pensiamo allora che legalizzare, quindi di fatto aprire un mercato legale alla cannabis come primo passo, diciamo, fosse il modo migliore di rispondere ad entrambe le cose, cioè dare allo Stato una nuova fonte di entrata, dare alle persone che anche per il momento avevano, diciamo, tassi di occupazione parimenti elevati, un nuovo canale di occupazione legale, e dare anche un colpo, diciamo, alle entrate dell'attività organizzata, che è una possibilità di espansione persino dell'economia reale, non solo in quella illegale. Con questo intervento, mi aspetterei, mi auguro anche che il Parlamento, la politica, la società civile, questo tipo di riflessione la possa recuperare ora. Che paradossalmente, rispetto a quei due rischi, rischiamo di iniziare ancora peggiore di quella che abbiamo vissuto dopo il 2008-2017, con l'escalation di allora. Perché già vediamo che ancora più forte di quanto fu in quella fase la crisi di liquidità che sta soffrendo il nostro sistema imprenditoriale, economico, e forse tutto ancora non viene percepito, insomma, in qualche modo, perché siamo nella fase in cui attraverso manovre espansive in deficit sembra che le risorse si trovino con grande facilità, ma evidentemente invece arriverà poi anche un momento in cui in modo molto forte si passerà ad una fase in cui bisognerà porsi il problema di come si vanno a ripagare quelle risorse che in questo momento stiamo prendendo a prestito, quindi tutto il tema di nuove fonti di entrata si porrà. Quindi io credo che da questo punto di vista ci sia la necessità di riprendere un lavoro, credo ci siano anche gli argomenti oggi come allora per farlo arrivare anche ad un pubblico, diciamo, ampio. E credo, in conclusione, che è vero che questo Parlamento, diciamo così, ha l'oggettivo di difficoltà di agibilità. Credo anche però che sia più un problema, come dire, di capacità da parte dei parlamentari, dei gruppi politici, di recuperare attraverso un atto di volontà quell'agibilità, più che un problema di equilibri politici. In altre legislature gli equilibri politici erano negativi per ottenere la situazione a casa. In questa io ho l'impressione che lo sia meno. Qui c'è proprio un problema diverso, cioè non è un problema del fatto che le forze contrarie hanno un grande peso dentro il Parlamento, penso che, insomma, almeno
forze che attualmente compongono la maggioranza di governo siano in parte consistenti e favorevoli a queste iniziative. Penso sia proprio più un tema da parte dei singoli parlamentari e dei gruppi di recuperare una volontà di iniziativa che per il momento non stanno dimostrando, basta anche solo vedere come appunto ci si è piegati alla presenza di ruolo all'interno della crisi del Covid-19. Però non c'è da disperare, insomma, rispetto al fatto che è un Parlamento che può apparire molto debole, ma a un certo punto riacquisti una coscienza del proprio ruolo, e se lo fa, io credo che gli equilibri politici invece non siano negativi. Quindi questo è un fatto per me di speranza, grazie dello spazio che mi avete dato, e si continua insieme anche questo lavoro. Grazie mille. Grazie Giovanni. Spero che abbiate sentito, mi dicevano che si sentiva a scatti, ma spero che sia stato comprensibile. Lascio la, diciamo, la presidenza a Marco Perduca, mentre io cerco di recuperare altri relatori via telefono. Sì, che però non sa chi c'è dopo, quindi se me lo dite io sono contento. Nel frattempo posso sicuramente tornare a ricordare che avevamo posto come appuntamento relativo a tutte le sostanze proibite, perché giustamente Franco Corleone ricordava che per quanto la cannabis fosse probabilmente la più nota o quella meno complicata, gli antiproibizionisti a tutto tondo, senza escludere quelli radicali in modo particolare, hanno sempre ritenuto che contro una ideologia a o antiscientifica il buon senso avrebbe dovuto smobilitare riforme strutturali relative a tutte le sostanze, relative anche a tutti i coinvolti nelle varie fasi della produzione, del consumo e del commercio. Però vedo che Stefano Vecchio ci ha raggiunto, e quindi, anche se sento sotto fondo Leonardo, forse dovresti stare attento al microfono e spengerlo. Eccolo là. Stefano Vecchio, a te la parola. Qui ci presentiamo da soli quando non c'è Leonardo. Prego. Ciao a tutti, Stefano Vecchio, presidente di Forum Droghe. Io non ho sentito moltissimo degli interventi, quindi non so se anche il mio sarà un po' a scatti, non so se ho un problema io di connessione. Comunque, mi volevo riallacciare a alcune cose che ha detto Franco Corleone, anche per i nostri amici comuni. Non c'è dubbio che questo della legalizzazione della cannabis, o ancora meglio forse della regolazione legale della, diciamo, della cannabis, è un capitolo del più generale del nostro impegno per un cambio radicale di orientamento politico e culturale su tutte le politiche sulle droghe. Quindi depenalizzazione, criminalizzazione, le cose che ci siamo dette. Volevo soltanto ricordarvi e ricordarci che a febbraio noi abbiamo organizzato tutti insieme, con anche la rete più ampia, una conferenza autoconvocata. Forse siamo stati tra i primi colpiti, diciamo, dal Covid-19, come si chiama, abbiamo dovuto diciamo, rimandarla, sospenderla. E la prima sessione era appunto sulla regolazione legale della cannabis, sulla legalizzazione, sulle esperienze internazionali. Poi continuava. Voglio ricordare questo perché non c'è dubbio che in questo momento non è, diciamo, siamo in una fase che non è ignorabile, che è quella, diciamo, legata a questa cosiddetta emergenza sanitaria, un'emergenza costruita. Il fatto che si chiami sanitaria è un modo per usare la salute e la nostra salute per costruire e per provare a fare delle prove, diciamo, di tecniche di riorganizzazione, diciamo, dei poteri fondamentalmente. In questo momento ci troviamo in una fase nella quale diciamo che è un forte processo di individualizzazione. Cioè, io credo che una delle cose che sta accadendo in questo momento è una messa in discussione, un tentativo di dissolvere la dimensione collettiva nostra, diciamo, delle persone, attraverso questa parola, diciamo, molto discutibile, che è distanziamento sociale, che una cosa è dire per un certo tempo temporaneo noi dobbiamo mantenere distanze, diciamo, una serie di regole che ci servono per far sì che il contagio venga meno,
altra cosa che si dica distanziamento sociale a tempo indeterminato. E così, diciamo, come dicono i filosofi, uno stato di eccezione che tenderà a rimanere, c'è una tendenza, diciamo, che rimanga lo stato ordinario, in cui vi sono tante sovranità che si scontrano, da Big Pharma, Big Data, da regioni comuni, globalizzazione, neoliberismo, chi più ne ha più ne metta, non c'è dubbio che un dibattito di questo genere bisognerà farlo, e anche la nostra discussione non può non stare dentro, diciamo, questo contesto. Io personalmente, un po' per età, un po' per generazione, la mia fase è che io credo che noi non dobbiamo pensare che dobbiamo come porci all'interno di una scia che deve pensare e muoversi perché ci sia un cambiamento, perché diciamo ci si inserisca dentro questo processo e si provi a essere parte, diciamo, del processo, perché questo è un processo che deve essere temporaneo e la cui uscita deve essere anche risultato di una serie di conflitti, di lotte tra diversi soggetti. All'interno di questo, diciamo, il tema, diciamo, della organizzazione del, secondo me, è particolarmente interessante, perché forse una delle cose che emerge in questa fase è la deregolazione complessiva, diciamo, delle nostre vite e delle vite internazionali, perché ci dobbiamo chiedere come mai un fenomeno, un'infezione dalla Cina poi si diffonda in così poco tempo in tutto il mondo. Naturalmente, insomma, i discorsi sarebbero molto più ampi e complicati. Ritornando al nostro tema, in questo senso io vorrei evidenziare un aspetto che secondo me noi dobbiamo considerare, che cioè la questione della, diciamo, dell'uso diffuso e normalizzato della cannabis. Secondo me è una delle questioni di fondo, cioè in questa fase un processo che coinvolge più di 6 milioni di persone, le quali non è che usano, il problema non è tanto che usano una sostanza poco tossica, ma i quali invece hanno elaborato, nonostante la condizione di forte stigmatizzazione, di diciamo, come illegalità diffusa, eccetera, eccetera, del consumo di sostanze, anche della cannabis in buona parte, vi sono milioni e milioni di persone che hanno elaborato un modello di uso e consumo di sostanze psicoattive fortemente normalizzato, molto simile a quello dell'alcol, con delle regole, dei rituali che consentono una vita normale, ordinaria, equilibrata e un controllo della propria vita e del consumo, questo consumo all'interno della propria vita. Tra l'altro, su questo, questa questione è stata oggetto di un progetto a cui Forum Droghe ha partecipato, internazionale, con TNI, sui nuovi approcci delle pratiche nelle politiche di riduzione del danno. Il Forum Droghe ha proprio gestito la parte sull'autoregolazione della cannabis, dalla quale è emerso proprio questo, tutte le caratteristiche super normalizzato, che fortemente mette in evidenza un dato di fondo, che l'emergenza ancora, diciamo, ancora di più evidenzia, e la quale dobbiamo Franco, sì, Stefano, non ti si sente più. Prova. No. Sei andato via, ecco, e ora? Parla? No, si è proprio staccato il microfono. Perché vediamo. Dici? Scusate, c'è un problema di connessione di microfono con Stefano Vecchio. Matteo, dicevi, cosa dobbiamo fare? È proprio disattivato il microfono, quindi non possiamo neanche mandare la notifica per riattivarlo. Non so. Ah, allora, forse se ti posso chiedere, Stefano, di uscire e rientrare. Siccome c'è Elia De Caro già collegato, passerei la parola a lui e proviamo a rifare. Sì, scusate. Ecco, Elia... Sta succedendo la stessa cosa con Elia, che non ha... Ah, ecco, perfetto. Neanche tu c'hai il microfono? Vediamo un po'.
Sì, vabbè, vediamo cosa si riesce a recuperare nel frattempo. Una, avevo iniziato a intrattenere ricordando anche l'appuntamento di fine febbraio di cui parlava anche Stefano, che era più ampio e che voleva mettere insieme molte più realtà e anche molti più temi naturalmente sull'agenda, in un momento in cui sembrava che ci fossero nuove attenzioni all'interno delle istituzioni su questioni che hanno a che fare. Ecco, Stefano, no? Sento qualcuno che parla, quindi a qualcuno è stato attivato il microfono, ma non a chi era previsto. Quindi nel frattempo vado avanti anch'io, ci scusiamo di tutto questo, siamo in diretta sulla pagina Stati Generali della Cannabis di Facebook, chiediamo a chi ci segue sia su Facebook che anche su YouTube di continuare a condividere questi nostri dibattiti, sia mentre il dibattito va in onda, quando si riesce ad attivare i microfoni, sia quando il dibattito sarà concluso, perché questo approfondimento del 20 aprile, giornata mondiale della marijuana, non rimane fine a se stesso. Abbiamo ascoltato poco fa l'intervento di parlamentari che hanno molte cose da prendere in considerazione, alle volte più teoricamente che praticamente in queste ore, perché il Parlamento è in buona sostanza sospeso e riprende i propri lavori principalmente per convertire in legge i decreti legge per la gestione di questa emergenza sanitaria, ma saranno sicuramente elementi di dibattito preziosi che serviranno per la fase 2, continuiamo a chiamarla così, cioè quando sarà possibile tornare a uscire. Elia, ho visto che ti si era acceso il microfono, vuoi provare un'altra volta? Vado, se volete, saluto certo. Tutti, se mi sentite bene, buonasera a tutti e tutti, Elia De Caro, Associazione Antigone. Io ringrazio dell'invito, abbiamo i promotori di questa campagna, così come i promotori della campagna Io Coltivo e chiunque in questa fase abbia avuto il coraggio di riportare a tema di attualità, partendo dalla canapa, quello che il governo delle politiche sugli stupefacenti. Ben diceva Stefano che c'è stato questo rinvio della conferenza autoconvocata, e ottimamente diceva Franco, non abbiamo mai scisso la canapa dalle altre sostanze né mancato di richiedere una completa decriminalizzazione dell'uso di sostanze. Crediamo però che sulla canapa si possa e si debba fare di più, voi perché può essere un modello anche che poi guidi a una normalizzazione delle politiche sulla ricerca, sugli usi delle sostanze, ma anche perché oramai dopo 25 anni, dopo 20 anni, 30 di stagione di Ervolino Vassalli, abbiamo la certezza che questo modello ha fallito. E abbiamo la certezza perché oramai quelli che erano gli alfieri di queste scelte hanno invertito la rotta. Lo abbiamo gli esempi dall'America, abbiamo gli esempi del Portogallo, abbiamo gli esempi di legislazioni come la declassificazione in Inghilterra, abbiamo plurimi esempi nel mondo del Messico, non solo più solo l'Uruguay e l'Olanda come era negli anni 90. Abbiamo oramai una dimensione che ci fa capire che chi è fuori dalla percezione del reale e chi continua a negare questo fenomeno e chi, come in questa ordinanza, in questa sentenza che io sto scrivendo un appello, scrive che la pena sospesa non si può dare da attesa la problematica tossicomanica del soggetto che si fuma le canne a 22 anni, non atteso che hai 2 e mezzo da vendere. Se l'avesse ancorata su quello, forse era un giudizio anche criticabile, ma che si poteva condividere di più. E abbiamo ancora chi dice non hai fatto un trattamento terapeutico, non sei segnalato al SERT perché fumi gli spinelli da 20 anni e se stupisce. Allora forse sono loro i marziani, non noi. Ha ragione anche Franco, c'è mancata forse una capacità nell'ultimo tempo di spingere su questo. E la politica, come sempre, a volte
tratta questo argomento come un argomento sul quale poi è possibile fare concessioni, e lo vediamo purtroppo sul carcere nell'ultima stagione, questa attuale, come poi anche chi si sia fatto portatore di emendamenti per una maggiore deflazione all'atto della Cura Italia, questi emendamenti siano stati ritirati. Quindi ogni volta poi i diritti e la stagione dei diritti passano in secondo piano a esigenze di tenuta dei vari governi. Al fatto di pensare che, ma sì, non ce la sentiamo di sfidare questo tipo di modello. Per questo pensiamo che la campagna di rilancio, partendo dalla coltivazione domestica, cioè quindi dal diritto di tutti al di là del mercato di potersela coltivare, ma che preveda un modello di regolamentazione, sia la strada maestra, perché non è pensabile che tutti se la possano coltivare, ma gli va data la possibilità, e un modello di regolamentazione ci aiuta anche a fare quello che dicevi tu, Marco, a non far sì che sia il mercato a determinare gli stili di consumo, perché con l'emersione del fenomeno c'è una possibilità di informazione, c'è una possibilità anche di studio maggiore del fenomeno e di prevenire alcune fenomeni devianti che, laddove lasciati alla sola logica del mercato, possono in realtà verificarsi, e quindi oppure fenomeni distorsivi di esempi evocativi come erano inizialmente i club spagnoli. Per questo è giunto il momento di fare questa scelta, e forse come non mai ci dà, e arrivo a conclusione, una finestra su quei dati che ci diceva Marco Rossi, anche quello che è stato in questi 3 anni dalla 2016, ciò che è emerso per quello che di positivo e negativo in ordine alla filiera della canapa. Abbiamo già 10.000 partite IVA in Italia sulla filiera della canapa, ma anche là è mancato un vero coraggio e un'autoregolamentazione, un'informazione che si manifestasse intorno a questo fenomeno. Beh, abbiamo però un primo fenomeno che ha fatto vedere come poi la ricerca su alcuni usi cosmetici, curativi, si siano ampliati, ha fatto vedere come poi una selezione sia stata fatta e come forse, facendo emergere il fenomeno, si possono prevenire alcuni guasti, si fa una scelta di libertà civili, ma si fa anche una scelta di benessere sociale per tutto il paese. E per questo che, a nome di tutta l'Associazione Antigone, vi ringrazio per l'invito e aderiamo con convinzione a questa campagna. Grazie. Grazie Elia. Stefano Vecchio, vediamo se rifunziona il microfono. Intanto salutiamo Enrico Fletzer e Sofia Ciuffoletti che ci hanno raggiunto. Stefano. Aggiungo giusto, ecco, qualche piccola, una riflessione finale, diciamo, va. Nel senso che io lo stavo dicendo prima, secondo me questa è un'occasione proprio per ribellarci a questa dimensione, diciamo, che individualizzazione e di separazione. Io non credo che questo sia lo strumento più adeguato, ma sia un modo attraverso cui noi possiamo mantenere quella sintonia emotiva, diciamo, e simbolica per poter rilanciare anche in questa fase la nostra, diciamo, iniziativa tipo politica e culturale. In questo senso credo che questa è la prima tappa, quindi noi dovremo provare a capire come ridefinire, ridimensionare, diciamo, quanto abbiamo già prodotto, anche provando a trovare, diciamo, una nuova unità tra i diversi punti di vista. Insomma, io credo che almeno i 3 punti di vista, quello del mercato regolato, poi vediamo cosa significa, dell'autocoltivazione individuale e di gruppo, possa essere come il punto di riferimento intorno al quale ridefinire in questo momento, diciamo, la nostra iniziativa, anche comprendendo cosa significa l'iniziativa politica in una fase di sospensione di quel poco di democrazia ancora rappresentativa che c'è in Italia. Ma dobbiamo provarci, secondo me, anche pensando appunto quali sono le iniziative successive a questa, e non fermarci, diciamo, a questo primo momento, che io considero molto importante, forse per quanto mi riguarda il primo momento, diciamo, che dopo il tentativo della conferenza autoconvocata stiamo dando, e quindi penso che sia una forma di riattivazione, mette in evidenza che c'è, diciamo,
non ci siamo fermati, non ci siamo distanziati anche se siamo reclusi. Quindi diciamo, ringrazio tutti per questa diciamo, iniziativa. Noi come Forum Droga naturalmente aderiamo a tutta la campagna e quindi ci impegniamo tutti insieme a ricercare queste strade comuni, pensando anche che forse un nuovo modo anche, possiamo anche ricercare un nuovo modo di stare insieme in comune. Ok, grazie. Grazie Stefano, ci tengo a ricordare che si sono iscritte a questo webinar oltre 350 persone e 120 sono in ascolto fin dall'inizio, quindi comunque sia virtuale o reale, anzi forse più partecipanti a questo nostro incontro di oggi di alcuni che abbiamo fatto in preparazione della conferenza, non che quelli che fossero stati aperti a 30, 40, 50 persone non fossero altrettanto importanti, però dovendo iniziare a riorganizzare il modo di stare insieme a distanza, questo credo che sia un buon primo esempio. Enrico, ci ha raggiunto anche Massimo Odrini, buongiorno. Dopo abbiamo Enrico, Sofia e Massimo. Chi prende la parola si presenta con l'affiliazione che più gli piace. Bene, mi sentite tutti e tutte? Un saluto da Enrico Fletcher, sono l'attuale presidente di ENCOD, Coordinamento Europeo Politiche Giuste e Efficaci sulle Droghe, che in realtà rappresenta il volere dell'Assemblea annuale. Quest'anno forse la faremo slittare da settembre a dicembre, forse addirittura a Vienna, perché il punto è questo, stiamo seguendo abbastanza attentamente quello che succede rispetto alla riclassificazione della cannabis, spostata di nuovo per la terza volta. Dal 2018 si è passati a una riconvenzione della conferenza annuale, conferenza dove troviamo sempre Marco Perduca e tanti altri militanti e attivisti, per arrivare alla sospensiva addirittura su input della stessa Unione Europea, che ha deciso praticamente di non prendere una decisione come tanti altri. Abbiamo sentito un po' di tutto in questo ambito. E anche esprimerei alcune critiche addirittura all'Organizzazione Mondiale della Sanità, che in un side event ha debuttato con un'immagine veramente terrificante di due tipi di sigarette utilizzate dai medici e dai pazienti. Una chiaramente una cura per l'asma e l'altra la classica sigaretta di tabacco. Ecco, ho subito puntualizzato che nel caso delle sigarette di datura non si tratta tanto di una sostanza psicoattiva, ma di qualcosa che è broncodilatatorio, proprio come la cannabis, che se non mischiata col tabacco ha un effetto broncodilatatorio. Ma la battaglia di ENCOD ha seguito molto questo discorso perché appunto la riclassificazione, la proibizione è una idea proprio di Mussolini, di una commissione franco-italiana del 1925, anticipata da campagne razziste che conosciamo bene. Siamo rimasti un po' lì, però il fatto di aver dimostrato che non c'è alcuna base scientifica e come diceva Marco, c'è anche invece una propensione alla ricerca sugli psichedelici addirittura, perché c'è, sto leggendo proprio adesso un libro di Michael Pollan che parla del fatto che proprio la loro, diciamo, politicizzazione, pensiamo Timothy Leary e altri, ha creato un contesto in cui la ricerca divenne impossibile. Ecco, questo si sta un pochettino aprendo. Forse meno per l'ibogaina, che è stata stranamente messa assieme a un'altra pianta, due alberi, nel 2016 in Italia fuori legge. Non ne ha parlato nessuno, ma ringrazio Giovanni Paglia per l'aiuto che ci ha concesso. E questa cosa vorrebbe dire in qualche modo che i proibizionisti non solo vietano le sostanze che considerano nocive, ma anche quelle che servono per la cura delle dipendenze. Un paradosso, un cortocircuito che sarebbe ora di in qualche modo di aprire. Io condivido molto l'impegno di Franco Corleone e gli proporrei addirittura di lanciare lui l'appello per un'insurrezione, perché mi sembra giusto che ci sia un momento forte che esca da questo meeting. Vi ricordavo anche un discorso sulla regolamentazione legale. Noi siamo soprattutto per una campagna per le iniziative dal basso, l'autocoltivazione in forma collettiva e pubblica, una libertà, un diritto che è un commons per tutti gli individui di coltivare, ma vogliamo anche che ci sia la coltivazione in termini etici. Se noi pensiamo che l'Italia ha un traffico pazzesco di carne umana nell'agricoltura, un meccanismo incredibile di carne umana nelle droghe, e abbiamo 16.000 organizzazioni antimafia che praticamente strimpellano sempre questa retorica sulla mafia.
La mafia in certi casi è anche una produzione di servizi. Dobbiamo mettercelo in testa. Come l'università non è solo una fabbrica di cultura, ma dispensa servizi, purtroppo lo Stato e noi deleghiamo alle mafie questo importante settore. Anche se in maniera, come diceva Marco Rossi, in realtà non troppo così cospicente, però che sempre dà questo incubo sociale. Dunque, sulla regolamentazione legale sono d'accordo, però bisogna tenere presente che deve assumere delle forme che sono trasversali rispetto alle nostre società. Dunque, non solo Cannabis Social Club come possibile sviluppo, e tra l'altro autorizzato in parte anche dalle convenzioni internazionali, ma anche se ci sono forse forme di regolamentazioni che pretendono, come dicono i nostri amici di Doug Couple del Sudafrica, tengano presente delle differenti società, delle differenti etnie, delle differenti culture. Non può essere fits for all, una soluzione per tutto. Per cui terrei a precisare che in qualche modo, pur non essendo il nostro merito quello della regolamentazione legale, va tenuta presente in questo campo appunto il fatto che forse sarebbe più legittimo puntare a equiparare la cannabis alla birra e al vino, che vengono tassate ma che sono poi liberamente gestibili a livello individuale. Io vi saluto da Bologna, dove sono confinato e dove vedo però qua sotto proprio scene incredibili di consumatori di sostanze pesanti particolarmente allarmati dalla crisi. Un saluto a tutti e tutte da Encod, grazie. Grazie a te Enrico, Sofia Ciuffoletti, poi Massimo Oldrini, Andrea... Ah no, scusa. Prego. Scusate se mi intrometto, abbiamo con noi il senatore Mantero, purtroppo solo per audio telefonico, per cui ringrazio il senatore Mantero per essere qui con noi questo pomeriggio e gli lascio la parola. Prego. Buongiorno, grazie a voi e scusate per gli squilli, purtroppo non riuscivo a connettere l'audio con il telefono. La tecnologia spesso aiuta, ma a volte invece ci rema contro. Ho sentito moltissimi interventi, quindi non voglio neanche rubare troppo spazio perché ho già sentito, diciamo, sono già state dette molte cose. Volevo giusto fare due considerazioni. Noi sicuramente è chiaro come l'attuale impianto della legge, come non legalizzare la cannabis sia una chiaramente sia una cosa che va contro il buon senso, ecco. Sicuramente se facessimo un sondaggio tra la popolazione la maggior parte delle persone sarebbe non contraria, però molti credo non la ritengano una priorità, un'urgenza. Questo è un po' il grosso problema. Anche tra i colleghi in Parlamento, moltissimi dicono, ritengono il tema interessante, ritengono il tema, non sono contrari al discorso della legalizzazione, ma non lo ritengono una priorità. Ed è qui, secondo me, che si gioca il grande errore. Il tema della legalizzazione della cannabis in realtà è una priorità. Era una priorità già prima, ma lo diventa ancora di più dopo questo dramma che stiamo vivendo, dopo il lockdown che abbiamo vissuto in questi giorni. E potrebbe essere uno strumento per il rilancio dell'economia del nostro paese. È chiaro che lasciare un mercato monopolista di 4 miliardi di euro e 5 milioni di consumatori nelle mani della criminalità organizzata è una follia. Chiaro che consentire a una persona, l'uso personale è più corretto, ma costringere quella persona a rivolgersi alla criminalità organizzata invece che permettergli di autocoltivare, di autoprodursi le una, due, tre, cinque piantine, quelle che vorremmo nel proprio domicilio per uso personale, è una cosa che non ha alcun senso, come è stato giustamente e fortunatamente riconosciuto dalla sentenza della Corte di Cassazione. Ed è anche tra l'altro aumenta sicuramente il rischio della salute dei cittadini, perché ovviamente ciò che viene comprato sul mercato nero, sul mercato illegale, non sappiamo come è tagliato, non sappiamo che sostanze contiene, quindi sicuramente più rischioso, più pericoloso, ed espone soprattutto i più giovani a
spacciatori che hanno ovviamente un pacchetto di sostanze che quindi possono anche portare i clienti, cercare di utilizzare i clienti portandoli verso droghe più pesanti che danno una maggior dipendenza, che danno dipendenza della cannabis che non la dà. Quindi l'assurdità della legge attuale è evidente e l'ha evidenziata ancora di più la Cassazione. Quindi sarebbe chiaro che a questo punto il Parlamento dovrebbe intervenire per sistemare questo vulnus normativo o questa discrasia normativa. Il problema che abbiamo riscontrato in questi anni è che la volontà di questa, come dicevo prima, non è ritenuta intanto la priorità, e che la volontà di politica di intervenire in questo senso non c'è. Io è ormai più di un anno che sto cercando di far niente di assurdo, di regolamentare la vendita di cannabis light con priva di THC, quindi priva di effetto psicotropo, e nonostante appunto si parli di canapa sativa, nonostante si parli di volesse solamente completare una legge la 242 del 2016 che parla appunto di canapa agricola la vendita delle infiorescenze, abbiamo trovato un non siamo riusciti ad arrivare neanche a questo piccolo risultato. Si è messo di mezzo il presidente Cardellati che ha degli, ma comunque c'è una difficoltà politica da affrontare questo tema. Lo dico da rappresentante di uno dei due partiti di maggioranza che molti dicono si sono sempre spesi separatamente a favore della legalizzazione. Non è vero, in realtà alcuni membri dei due partiti di maggioranza, magari anche numerosi, si sono espressi a favore della legalizzazione, ma i partiti di maggioranza non hanno mai voluto ottenere questo risultato, se no l'avremmo già fatto. Quindi come diceva forse prima Nicola Fratoianni, è molto difficile pensare che in questo momento il Parlamento, anche se c'è stata questa spinta fortissima dalla Cassazione, che il Parlamento intervenga nella legalizzazione. Quindi è veramente fondamentale iniziative come quella di oggi, come iniziativa di coltivo, per mettere una pressione al Parlamento, perché sicuramente la Cassazione ha fatto la sua parte, ma se non andiamo a costringere il Parlamento ad agire, se non lo mettiamo nelle condizioni di dover agire, sicuramente questo sarà un tema che la maggior parte dei colleghi ti diranno sì, va bene, sono a favore, non sono contrario, ma non verrà mai messo in legge. Ci sono mille modi per far sì che una legge non venga calendarizzata, per far sì che una legge non venga approvata, anche una volta calendarizzata. Quindi quello che voglio fare è mettere una pressione, e la disobbedienza civile credo che sia uno strumento fondamentale al Parlamento perché si muova. In questo momento il Parlamento non per lockdown, ma perché su questo tema non c'è il coraggio di prendere una posizione chiara. Quindi questo è quello che mi sento di dire, quindi per questo vi ringrazio dell'iniziativa di oggi e di questa iniziativa di disobbedienza civile, che penso possa davvero essere un altro strumento per costringere il Parlamento a fare il suo dovere. Grazie. Grazie al senatore Mantero, che salutiamo e che immagino ritroveremo in un'altra occasione. Grazie mille. Ora credo che ci fosse Sofia Cuffoletti dell'Altro Diritto, però potrei sbagliarmi, per cui chiedo a Marco di eventualmente correggere. Come volete, io posso iniziare, se mi sentite. Benissimo, forte e chiaro. A te la parola. Ma mi viene, mentre parlavamo, ricordandomi il fatto da cui prendono avvio la Cassazione, le sezioni unite della Cassazione, ultime citate
le 12.348 del 2019, viene in mente che il balcone è diventato il nuovo spazio di resistenza e di lotta, no? Vi ricordate che si trattava proprio di una coltivazione sul balcone, e di questo poi parla soprattutto la Corte d'Appello, perché appunto la Cassazione non entra tanto nel merito e nel fatto, è una corte di legittimità. Però fatto questa provocazione, che però è interessante, io direi una cosa. Penso che ci sia una cosa da dire su, è stata molto citata la sentenza, appunto le sezioni unite, che sono importanti perché sono sezioni unite, che sono anche condivisibili e che sono appunto, si è parlato, io ho letto, le ho lette innanzitutto e poi ho letto i commenti, sentenza storica. Ora io credo che noi studenti, quando al tempo eravamo studenti di giurisprudenza, di queste sentenze storiche sulla droga ne avremo lette, insomma, ormai veramente un bel po'. Il problema è che sono sentenze. Cioè le sentenze, ve lo dico da giusrealista, io considero che il diritto lo facciano le corti, non c'è alcun dubbio su questo, però poi c'è un problema reale, e il problema è quello della necessaria sfera che il diritto deve indicare di autodeterminazione, cioè il rispetto del principio di autodeterminazione che tu puoi legittimamente esercitare se te ne viene data possibilità. E purtroppo con il diciamo con le varie sentenze, con le varie giurisprudenze che si sono susseguite, questa possibilità di autodeterminarsi non c'è. E guardate, lo dice la CEDU, non io, l'autodeterminazione è l'essenza del principio di dignità umana. Cioè io ho e posso rivendicare la mia dignità umana perché posso determinarmi, perché posso autodeterminarmi. Io non so come qui in Italia sia possibile autodeterminarsi in relazione all'uso personale, e lo dico anche oggi, ancora oggi, dopo la sentenza, dopo il deposito delle motivazioni della Cassazione, che hanno sì un punto positivo. Il punto positivo secondo me è principalmente quello di togliere, e questo interpretativamente è importante, tolgono, sgombrano il campo da un equivoco, potremmo dire, o quantomeno una decisione politica del diritto molto problematica, che era quella dei vari beni giuridici tutelati, vi ricordate, no? L'ordine pubblico, la sicurezza, quando si andava a ragionare in ordine al reato di cui è l'articolo 73. La Corte di Cassazione dice no, si tratta della salute, che è un tema che oggi in particolare ci sta molto a cuore, e di salute non solo individuale, ovviamente, come ben sappiamo, ma di salute pubblica. Quindi si sgombera il campo da questo equivoco, che era veramente un equivoco molto pernicioso sul piano giuridico. Però d'altra parte, e non possono fare altrimenti, dicono bene, andiamo a vedere l'offensività in concreto, e danno qualche indicazione su come valutare l'offensività in concreto. Però poi il paradosso ovvio di ogni intervento giurisprudenziale in questa materia, tranne forse la Corte Costituzionale, che però voi sapete benissimo, no, come si è susseguita la giurisprudenza della Corte Costituzionale su questi temi, dicono, beh, insomma, sì, la coltivazione per uso personale con quella valutazione che deve essere fatta sull'offensività in concreto non è reato, quindi lo è, effettivamente è depenalizzata, ma rimane la detenzione rimane una sanzione amministrativa. Quindi tu coltivi e poi immediatamente tra le mani ti ritrovi con un'attività comunque illegittima, illecita, sul piano amministrativo d'accordo, ma sempre illecita. Ecco, io queste storture, diciamo, questo dato così problematico, su cui d'altra parte veramente credo sia questo dato problematico da imputare interamente alla pavidità della politica e non al lavoro delle corti, che su questo ovviamente hanno tentato, meglio o peggio, poi possiamo valutarlo, ma insomma hanno tentato di dare risposte concrete ai guai privati delle persone che non sapevano minimamente come
io davvero questo lo dico e lo penso concretamente, come comportarsi sul piano più o meno su questo crinale molto molto pericoloso che era la coltivazione, la detenzione, l'importazione in Italia. E lo dico ancora oggi, ripeto, a Sezioni Unite depositate, a questo punto anche a motivazione delle Sezioni Unite depositate, io mi ricordo una delle prime sentenze della Corte Costituzionale cioè me la ricordo nel senso che l'ho studiata, nel 94 la Corte Costituzionale dichiara inammissibile una questione legata proprio a questo, cioè legata al fatto che dopo il referendum non si, se vi ricordate, insomma, la coltivazione per l'appunto non era stata inclusa nel 75, ma rimaneva nel 73 come appunto reato, anche se per uso personale. Bene, cosa dice la Corte Costituzionale? Gettando un po' il cuore al di là dell'ostacolo, dice al giudice rimettente: no, è inammissibile la tua questione perché tu non hai considerato che i giudici dovranno interpretare secondo lo ius superveniens, cioè dovranno interpretare considerando, e il legislatore interverrà sicuramente a breve per dirci che effettivamente la coltivazione non è reato. Bene, dal 94 al 2020 noi ce lo siamo fatto dire oggi da una Corte di Cassazione che, come vi dicevo, in parte dà una soluzione, dà una indicazione concreta, pragmatica. Io sono veramente felice, interessante e va letta, ma ripeto, rimaniamo comunque nel problema enorme, un problema enorme che poi della incapacità, come vi dicevo prima, di autodeterminarci, problema enorme che poi però va ad alimentare quel fenomeno e lo alimenta concretamente, penosamente, drammaticamente, tragicamente, quel fenomeno del sovraffollamento penitenziario cui ancora qualcuno qui faceva riferimento. 21.000 sono i detenuti in Italia agli ultimi dati, d'altra parte, che ci vengono forniti dal Ministero della Giustizia, e qui concludo: 21.000 sugli ex 61.000, oggi 55.000, come sappiamo, detenuti in Italia per violazione del DPR 309/90, cioè per violazione di un reato collegato appunto al testo unico sulle droghe. Credo che questo sia un dato essenziale, molto problematico, su cui noi dobbiamo ragionare e ragionarne politicamente, quindi ragionarne con il coraggio di agire sul piano politico, e che credo questa sia, e prendendo spunto, guardate, io da giurista sono ben felice che ci sia questa grande produzione giurisprudenziale, però credo che questo sia una vera e propria violazione del diritto di autodeterminarsi, quindi di fatto del diritto alla dignità. Grazie Sofia, la parola adesso a Massimo Oldrini, che non smanacci come faceva la Ciuffoletti, perché si sentiva tutti bung 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 sul microfono. Ma sono italiana! Ho capito, ma c'è modo e modo di essere italiani, va bene che ora va di moda l'autarchia, però allora mi dicono dalla regia che abbiamo ancora 40 interventi e un'ora poco più, quindi al buon cuore di tutti quanti chiediamo scusa, abbiamo iniziato un po' in ritardo e sicuramente andremo oltre le 19 che era previsto, però più di tanto no. Massimo Oldrini, Andrea Oleandri, Irene Bregola e Serena Franchi. Massimo. Buonasera a tutti, grazie Marco, grazie dell'invito e di questa iniziativa. Sono Massimo Oldrini della LILA, la Lega Italiana per la Lotta contro l'AIDS. Lo dico perché la nostra organizzazione ha dovuto assumere una posizione antiproibizionista perché ha visto, misurando attraverso ricerche scientifiche, i danni che produce il proibizionismo. La LILA da tempo ha avuto un'attenzione particolare alla cannabis, anche prima che ci fossero i trattamenti antiretrovirali efficaci, seguiva gli aspetti terapeutici della cannabis perché sono stati e sono ancora oggi molto utili a tutte le persone che hanno l'HIV, sia per contrastare gli effetti avversi delle terapie, sia per contrastare alcuni problemi che possono insorgere. La LILA ovviamente, anche come è stato detto poco fa, è molto in linea sulla libertà di uso di cannabis, perché è proprio una libertà personale. Quindi diciamo da una ventina di anni ha un approccio
molto chiaro e preciso che almeno negli anni è stato quello della depenalizzazione delle droghe leggere per una serie di ragioni molto banali, le avete già dette tanti che sono intervenuti, in primis sottrarre soldi e potere alle mafie. C'è un'accettabile disparità di trattamento in chi consuma cannabis e chi consuma alcol, nonostante le evidenze scientifiche mettano ogni anno sotto la luce di tutti i morti causati dall'alcol a fronte di quello che sappiamo e ci ha ribadito Marco non fa la cannabis. Quindi questa iniziativa che voi lanciate in questo momento di emergenza ci sembra quanto mai più sensata, e probabilmente ha ragione Daniele Farina quando in apertura dice non siamo riusciti per tanto tempo a ottenere delle cose, forse questo momento straordinario ci può consentire di fare un salto deciso in avanti, perché di tempo abbiamo anche sentito proprio un minuto fa da chi mi ha preceduto il tempo che si è perso. Certamente va rimossa questa normativa attuale sulle droghe, per noi sarebbe importante rimuoverla su tutte le droghe, ma partire dalla cannabis con regolarizzazione, normalizzazione e vendita è fondamentale. Certamente dare slancio a un settore, la cannabis light, abbiamo già sentito, è stato detto, è già un settore che è avviato, ma un impulso nuovo sarebbe importantissimo, se non fosse più solo di cannabis light, creerebbe nuovi posti di lavoro e aumenterebbe le entrate. Ecco, mi sento di dire una cosa sulla eticità, certamente se tutto dovesse andare in porto noi dovremmo essere bravi, a chiedere ai legislatori che ci dovranno aiutare a tradurre questo in legge, una parte degli introiti che ci saranno dalla vendita di cannabis legale dovrà essere impiegato anche per attività di prevenzione, non solo all'uso delle sostanze, ma anche per l'HIV. Questo avviene già in altri paesi, altre ONG possono sostenere progetti di comunque autocoltivazione, autoscambio, social club. Questo è quello che spero che accada da questa iniziale riunione virtuale, che spero che invece abbia poi una serie di step successivi e porti a un qualche cosa di concreto, perché secondo me ce n'è la necessità e questo può essere il momento più opportuno. Grazie Massimo, la proposta di legge Legalizziamo in effetti destinava gli introiti proprio a investimenti in politiche sociosanitarie, ora senza scendere troppo nel dettaglio, ma sicuramente quello che tu ricordavi è fondamentale. Andrea Oleandri. No. Purtroppo non funziona il microfono di Andrea Oleandri. Di chi è la responsabilità massima? Di lui. Vediamo la regia che mi dice. Se nel frattempo Andrea tu insisti, noi possiamo vedere se Serena Franchi invece le funziona meglio. Serena? 1, 2, 3 prova? No, neanche. Ah, è brutto così. Sì, sì. Adesso mi sentite? Sì, perfetto Andrea, a te la parola, ciao. Era Leonardo Fiorentini che mi aveva ammutolito. Buonasera, sì, cercherò di essere veloce, sono Andrea Oleandri della Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili e coordinatore della campagna Non me la spacci giusta. E molte cose sono state dette, quindi appunto cercherò di essere il più veloce possibile per lasciare poi agli altri, insomma, la parola. La cosa è fondamentale da mettere un po' in risalto è... E, insomma, bene che ci siano questi momenti di scambio e di incontro fra tutti, e la necessità in qualche modo di creare, a mio parere, un qualche nuovo codice di comunicazione che riesca in effetti a parlare alla società e anche a fargli capire l'urgenza, diceva il senatore del Movimento 5 Stelle, non è colto come un'urgenza questa legalizzazione della cannabis, e va invece fatto capire che è un tema centrale perché riguarda aspetti importanti a livello economico, a livello
anche di politica criminale, se pensiamo all'impatto che ha sugli introiti della criminalità organizzata e quindi poi a tutto il resto della società su cui poi la criminalità organizzata allunga i suoi tentacoli, diciamo così. E va fatto innanzitutto capire, credo, che legalizzare la cannabis non significa in nessun modo rendere libera una sostanza. Sappiamo già che la sostanza è libera, di fatto. Sappiamo che oltre 6 milioni di persone, il 10% della popolazione italiana, l'ha usata, e sappiamo anche che in effetti questa è una stima evidentemente al ribasso, lo diceva anche il professor Rossi in uno dei primi interventi, ormai l'età media di chi ha consumato cannabis si sta alzando ed è lecito pensare che si stiano aggiungendo i giovani, gli adolescenti o che iniziano a consumarla a questa massa di popolazione che ha usato e fa ancora uso di cannabis. Quindi è un comportamento di massa che non può essere assolutamente ignorato proprio per il suo impatto che ha comunque sulla società in generale. E rispetto a questo periodo, insomma, legato a questa emergenza sanitaria, ormai in tanti ovunque dicono che molte cose non saranno più come prima e su alcuni aspetti sicuramente vale la pena augurarselo, sicuramente e vale la pena augurarselo sicuramente sul terreno della cannabis. Sappiamo le risorse economiche che la cannabis può liberare, l'hanno detto anche più di qualcuno che è intervenuto prima di me, sia a livello di entrate fiscali, sia a livello di posti di lavoro che potrebbe produrre, ricordando che in questo momento quello della cannabis non è un mercato fermo, ma è un mercato che sta continuando a portare introiti per lo più ai gruppi criminali, ovviamente, a cui una fetta di consumatori si rivolge necessariamente per evitare di finire poi nelle maglie del sistema penale e finire in carcere magari per due o tre piantine a casa, anche se insomma c'è questa sentenza della Cassazione di cui ha parlato anche chi è intervenuto prima di me, che comunque non libera la possibilità di coltivare, semplicemente mette dei paletti, forse non si finisce in carcere, diciamo così. E penso anche che l'emergenza coronavirus ci abbia fatto capire un'altra cosa, cioè quanto è importante far emergere i comportamenti e avere un quadro chiaro dei fenomeni. È importante perché ti dà la possibilità di fare una programmazione, perché ti dà la possibilità di osservare quello che accade nella società, ti dà l'opportunità anche di intervenire in quei casi di abuso o di dipendenza con politiche adatte di riduzione del danno che in Italia sono state ampiamente messe da parte a favore delle politiche penali che hanno riempito le carceri di persone per un comportamento che non ha alcuna pericolosità sociale. Credo che questi siano dei temi fondamentali e legalizzare la cannabis è un passo, l'altro passo è anche quello di depenalizzare l'utilizzo delle altre sostanze, però insomma allarghiamo troppo il campo, però insomma è importante, io credo che su questo noi dovremmo trovare il modo di far capire alla società quanto sia importante, ancora di più in questo momento, far emergere questo comportamento legalizzando la cannabis. Grazie Andrea. Dovrebbe essere al telefono Denisa Merini. Pronto? Sì, no, intervengo anche per negare un tentativo di censura nei confronti di Andrea Leandri. Prego Denise, puoi intervenire. Spero che vada a sentirmi perché i precedenti collegamenti telefonici, almeno io ho avuto qualche difficoltà con l'audio. Sarò brevissima perché molte cose sono state dette, molte suggestioni sono state, per le nostre riflessioni sono state fornite. Ecco, parto da una cosa, io ho condiviso il nostro incontro di oggi su Facebook ed ho avuto un commento di una persona che fra l'altro conosco e che stimo molto, che dice: ah, ma proprio ora coronavirus ci si mette a parlare di queste cose, come se parlare di questo togliesse qualcosa all'emergenza coronavirus, ma e invece non fosse strettamente connesso anche con la fase che stiamo attraversando.
perché una cosa estremamente giusta ha detto Sofia poco fa, fra le tante che sono state dette giuste, ed è che parlare di autodeterminazione, quella che ci stanno togliendo facendoci stare tutti reclusi in casa senza sapere come, quando e perché, e nel modo e con le modalità con cui sono stati adottati questi provvedimenti, ecco, l'autodeterminazione è l'essenza della dignità umana, e parlare di legalizzazione e depenalizzazione dell'uso personale, ce lo siamo detto, attiene al diritto delle persone all'autodeterminazione, che è una cosa importantissima, lo ripeto, all'essenza della dignità umana. Ecco, per cui penso che sia importantissimo proprio ora, in piena emergenza coronavirus, con i comportamenti che ci stanno costringendo ad adottare, è importante ragionare di tutte le materie, i temi, i comportamenti che hanno a che fare con il diritto delle persone ad autodeterminarsi. Vorrei solo, e poi chiudo per lasciare spazio agli altri, siamo in ritardissimo ed è anche complicato parlarci così, condividere con voi uno spunto di riflessione che, appunto, lavorando in CGIL mi sembra importante sottolineare. Ecco, noi siamo in un periodo anche qui dove assistiamo a sanzioni anche eccessive e ingiustificate per comportamenti individuali. Le sanzioni legate all'uso di sostanze e all'utilizzo di cannabis sono ingiustificate e eccessive. Pensiamo soltanto, per esempio, alle ricadute che sanzioni apparentemente non così importanti hanno sulla vita lavorativa, perché le persone che vengono fermate e sanzionate, per esempio togliendo la patente, non possono recarsi a lavorare, hanno delle ricadute importantissime su aspetti della loro vita che non c'entrano assolutamente niente poi con quello che arbitrariamente si vorrebbe combattere, che è l'utilizzo di una sostanza. Già nel 1995 Arnao ha partecipato a un congresso della CGIL parlando di queste cose. Mi pare che dal 95 ad oggi non si siano fatti grandi passi avanti, per usare un eufemismo. Penso che sia davvero il momento, dentro questa riflessione complessiva che ci impone il coronavirus, riprendere anche il nostro ragionamento, che noi soggetti che oggi ci troviamo qui non abbiamo mai abbandonati, ma che dobbiamo rafforzare, appunto, sulla legalizzazione della cannabis, la depenalizzazione dell'uso di sostanze, nell'ottica appunto del diritto delle persone all'autodeterminazione e alle scelte sulla propria vita. Ce lo siamo detti, l'utilizzo di sostanze tutto è tranne che un problema legale. Grazie. Grazie a Denisa Merini. Intanto salutiamo l'onorevole Doriana Sarli, che ci sta seguendo su Facebook da un po' di tempo. Se quando vuole anche manifestarsi, sicuramente è la benvenuta. Adesso o facciamo pari o dispari, perché Giovanni Foresti in effetti l'avevamo evocato, ma poi non l'avevamo più trovato. Se per Serena non è un problema, visto che adesso vedo Giovanni, se vuoi andare tu, hai la parola. Altrimenti, ecco, accendi il microfono. Ok, mi sentite? Bene. Sì. Sì. Grazie, buonasera a tutti. Volevo fare una riflessione brevissima, cerco di essere brevissimo. Condivido quello che è stato detto, molte cose interessanti. Mi pare che dal punto di vista della elaborazione della proposta siamo molto avanti. Mi pare che siamo un po' in crisi rispetto invece ad un aspetto che io considererei importante, e cioè la capacità di mettere sul piatto della bilancia anche, diciamo, il peso di un movimento per la legalizzazione antiproibizionista in senso più lato. Io penso che questa assenza determini una situazione e sia corresponsabile della situazione di difficoltà che noi abbiamo. Quindi io penso che, oltre a raccontare delle cose molto interessanti nel merito dell'argomento, sarebbe anche interessante interrogarci su come possiamo dare gambe nei territori ad una presenza di un movimento antiproibizionista, ma più in generale, insomma, rispetto ai temi che si sono anche detti qua oggi.
Noi in Piemonte abbiamo provato a fare questo lavoro. Io invito tutti quanti a ragionarci sulla necessità di creare dei coordinamenti. Noi li chiamiamo così, dei coordinamenti, delle cose come questa, cioè dei momenti di confronto in tutti i territori regionali italiani. Quindi faccio una proposta molto concreta, esplicita, perché intanto per creare dei momenti di incontro fra le persone nei territori, per organizzare iniziative di informazione, di confronto, ovviamente considerando anche la pluralità di voci che ci sono fra di noi e nel tutto il movimento antiproibizionista, cercando di superare delle situazioni in cui, insomma, il lavoro di alcuni sembra sia più importante rivolgerlo contro chi non la pensa come lui all'interno del movimento, piuttosto che contro magari quelli che ci vogliono mettere in galera. Quindi dal punto di vista regionale abbiamo anche un impegno molto importante, secondo me, da mettere, diciamo, nel focus della nostra iniziativa, e cioè è quello della uniformizzazione della legislazione regionale rispetto alla canapa terapeutica. Noi in Italia abbiamo una situazione, come sapete tutti, a macchia di leopardo. In alcune regioni funziona bene, in altre diciamo benino, in altre regioni non funziona per nulla, non se ne parla proprio. Quindi magari creare coordinamenti regionali anche per incominciare a ragionare insieme in una rete nazionale che io penso debba continuare come questa, continuare ad esistere permanentemente. Per appunto dare questa battaglia affinché in tutta Italia, in tutte le regioni, sia disponibile la canapa terapeutica allo stesso modo, prendendo a modello le situazioni, le regioni in cui la legislazione è più avanzata, e quindi mettendo a confronto e quindi proponendo ovunque la stessa, diciamo, questo livello, il livello ottimale rispetto alla canapa terapeutica. Quindi questo è un terreno di iniziativa concreta su quale si potrebbe iniziare a lavorare a livello territoriale, perché io ci tengo molto a questo aspetto qua, penso che sia molto importante. Noi abbiamo visto, per esempio, rispetto al movimento LGBT, che cosa ha significato riuscire a uscire fuori, no? A fare outing, a riempire le piazze, anche lì all'interno componenti diverse, però comunque con una capacità di unirsi e di porre la questione al dibattito politico, all'ordine del giorno, ovviamente senza pensare di essere noi quelli che trovano la sintesi fra le varie ipotesi e proposte che ci possono essere, per esempio rispetto alla commercializzazione, perché ovviamente abbiamo idee differenti, ma questo poi spetterà anche al Parlamento decidere magari, no? Perché noi possiamo dare il nostro contributo, approfondire, eccetera. Un'ultimissima considerazione, allora, intanto grazie per questa cosa che avete organizzato, che la trovo veramente bellissima. Un'ultimissima considerazione rispetto invece proprio al discorso di tutte le sostanze. Noi abbiamo un po' subito un paradigma che è quello che sta alla base del proibizionismo, che proibisce alcune sostanze, mentre altre invece sono legali. Cosa, per rispondere alla persona che parlava prima, scusi, non mi ricordo il nome, cosa c'entra questo con il coronavirus? Allora io faccio questo diciamo, collegamento. Ogni anno in Italia muoiono 43.000 persone per l'alcol, ne muoiono 80-90.000 per il tabacco, in tutto sono 350-360 persone al giorno, quindi di più della Seconda Guerra Mondiale, però per tutti i decenni passati. Questo tema non viene assolutamente preso in seria considerazione, come invece viene preso in considerazione il tema della cannabis, per esempio. E anche qua, insomma, mi pare che quando si parla di salute, della salute delle persone, e si parla di sostanze, e quando si parla di sostanze si parla solo di alcune sostanze, non di altre, e altre addirittura non sono nemmeno considerate sostanze. È chiaro che se noi non facciamo un confronto fra tutte le sostanze, perché non può essere una legge che decide quelle che sono le droghe e quelle che non sono le droghe. Ci sono dei parametri scientifici, ci sono dei ragionamenti, ci sono sulle dipendenze, sui danni, eccetera, eccetera, che le varie sostanze danno. Quindi un'ultimissima, una battuta: l'alcol non solo è legale, giustamente, perché non potrebbe essere proibito, ma è addirittura pubblicizzato. Ecco, io penso che una visione del mondo non proibizionista
non possa essere però una visione del mondo in cui c'è qualcuno che ha il diritto di fare la pubblicità alla migliore marijuana piuttosto che alla migliore cocaina. Io penso che un mondo non proibizionista è un mondo fatto di cultura, di coscienza, di conoscenza di cosa sono le sostanze, quindi tutte quante, compreso l'alcol, compreso il tabacco, compreso la cocaina, la marijuana, in modo tale che le persone possano assumere con coscienza. In questo mondo, diciamo, non proibizionista, io sinceramente la pubblicità non la vedo per nessuna di queste sostanze, ma vedo invece informazione. E quindi io ritengo che il discorso della pubblicità dell'alcol sia un terreno sul quale invece si debba attaccare fortemente i proibizionisti, perché è il loro tallone d'Achille, perché non ha senso assolutamente che una sostanza che provoca 43.000 morti all'anno sia addirittura pubblicizzata. Ciao, grazie a tutti, buon Grazie lavoro. a te, scusate, ma abbiamo ancora oltre 20 persone in lista. Serena Franchi, poi Irene Bregolo e poi abbiamo un contributo registrato. Prego. No, Serena, prova meglio il microfono perché non si sente, o comunque se dalla regia te lo accendono saremmo tutti grati e più fortunati. Non si sente. Come mai Serena non si sente? Proviamo Irene. Risulta acceso il microfono, è Il verde. microfono è tutto. Serena, prova un po'. Aggeggia. Allora, Irene, se proviamo te e poi proviamo, facciamo una prova tecnica con Serena. Irene Bregola, vediamo. Eccoti, ti si sente? No? Non più. Brava, parla. Mi sentite? Sì, Perfetto. ciao. Allora, appunto vi ringrazio molto per l'invito. Io sono Irene Bregola di IS Blog, della rivista che sta su blog, che si chiama La Costituente. Cercherò di essere molto breve, di restare entro i 5 minuti che ci avete indicato, anche perché ci sono moltissimi interventi in coda. E anzitutto approfitto di questo momento per chiarire che chiaramente noi aderiamo all'appello e condividiamo la proposta. Penso che questo momento sia stato un momento particolarmente proficuo ed interessante, la tempistica quanto mai opportuna, indipendentemente dalla ragione simbolica che la genera in questo momento preciso, e l'idea di reintrodurre il tema della cannabis e nella futura agenda politica, nel futuro calendario politico che dovrà caratterizzare la fase 2, cioè appunto la fase successiva all'emergenza più significativa e la fase che presiederà anche alla ricostruzione socio-economica del paese, sia quanto mai sensato, perché questa è una straordinaria opportunità appunto culturale, economico-sociale che dovrebbe essere estesa anche ad una riforma complessiva, come si diceva, della politica delle droghe, che contempli depenalizzazione, decriminalizzazione e anche adeguati interventi di riduzione del danno. Io approfitto di questi pochi minuti magari per riflettere su un tema che mi sta un po' particolarmente a cuore, viste anche le pertinenze di cui ci occupiamo maggiormente attraverso appunto la rivista. E credo che, come si diceva, la cannabis fosse rientrata nel dibattito pubblico, ma credo anche che sia stata prepotentemente espunta in questo ultimo anno e mezzo, complici politiche ideologiche raccapriccianti, anche l'utilizzo di un linguaggio profondamente oscurantista e alterante. È anche vero che le acquisizioni scientifiche recenti stanno comunque contribuendo ad una maggiore accettazione sociale del consumo, ma i pregiudizi sono, come abbiamo visto, tutt'altro che rimossi e i consumatori continuano ad essere considerati come membri meno accettabili della nostra società. Ovviamente evito l'excursus sulla demonizzazione di una pianta innocua che era parte integrante della nostra tradizione culturale e produttiva, e per questo risulta anche essere una straordinaria opportunità per la fase che ci apprestiamo a vivere, per riflettere un po' più rapidamente sull'attualità e sul perdurare di una rappresentazione diffusa del consumatore, del fruitore, legata a devianza, socialità, parassitismo e
scusate, parassitismo e scarsa produttività, e questo è un elemento credo essenziale appunto della demonizzazione che ne è conseguita negli anni che abbiamo visto. E la situazione sta evolvendo un po' grazie ad un'informazione più consapevole che insiste sulla rilevanza di una minore pericolosità, per non dire di un'innocuità, come è stato detto, rispetto ad altre sostanze purtroppo appunto tradizionalmente legali. E certamente, come ricordava anche Marco Rossi, i costi del proibizionismo, delle misure restrittive hanno inciso su questo, cioè intendo dire su un lieve cambio di paradigma, unitamente al risollevamento di bilanci in sofferenza o comunque compromessi negli stati che invece coraggiosamente hanno adottato legislazioni avanzate traendone beneficio. Quindi in questo senso forse si è prodotta una lieve riabilitazione che eccede i confini dei contesti in cui queste legislazioni sono state attivate e coinvolge in qualche modo anche noi. Tuttavia la moralizzazione del consumo permane e obiettivamente anche quando, e questo è paradossale, lo dico anche per esperienza di vita, esso ha ragioni terapeutiche anziché appunto ludico-ricreative, e appunto con questa forma di moralizzazione persiste anche l'arretratezza purtroppo delle normative che disciplinano anche quel consumo. È chiaro che il processo di stigmatizzazione riposa anche sulla, ed è questo il punto che vorrei affrontare in chiusura, sulla, diciamo così, sclerotizzazione di un vocabolario, di un lemmario quanto mai inappropriato e spesso degradante, che condiziona drammaticamente la percezione di tutti i soggetti coinvolti. Lo sappiamo tutti, forse ricordato non così sovente, insomma, che il linguaggio funge comunque da impalcatura cognitiva, dischiude prospettive, predispone ragionamenti e contiene anche inevitabilmente giudizi e li veicola. Così giudizi che poi condizionano ovviamente anche l'azione politica, le prassi terapeutiche, la sintassi relazionale, anche in quelle fasi transitorie in cui comunque magari i significati si ammorbidiscono, mutano oppure migrano per lasciarsi ospitare da altre parole. Ecco, comprendere la dirompenza di questo precondizionamento che sperimentiamo noi tutti fondamentalmente in ogni contesto, anche se ovviamente con una certa relatività, penso che sia fondamentale per ridurre il rovesciamento di quel paradigma di cui vogliamo essere portatori. Penso appunto a tutta la semantica legata e che è sorta insomma attorno al tema della dipendenza e dell'abuso, anche questo è un termine molto, molto ambiguo per definire un rapporto più assiduo o compulsivo con le sostanze, che ha un effetto obiettivamente particolarmente riguardo anche lo stesso consumatore posa su se stesso, influendo sulle relazioni, sulla capacità di trovare e mantenere un lavoro, e determina appunto occultamento e magari anche autodeterminazione. Ecco, quindi forse la dipendenza intesa come malattia anche in parte sottratto stessa ad una censura morale che interveniva sulla debolezza morale, sul giusto volitivo, però ha introdotto altre forme di stigma e forse uno stigma differente, non meno ghettizzante, che allude alla irrecuperabilità e anche ad una alterità assolutamente negativa. Penso che ti chiederei di concludere perché sì. Abbiamo una lunga lista, scusami. Sì, concludo subito. La concettualizzazione del consumo fisiologico e problematico credo che debba cercare obiettivamente altre forme espressive diverse da quelle purtroppo molto spesso ricorrenti, abusatori, pulito, sporco, tossico, senza alcuna appunto attenzione. Quindi credo che occorra proseguire nel tentativo di costruire attraverso il linguaggio una narrazione diversa che, per dir così, presenti come fisiologica e naturale il ricorso alla cannabis, perché l'antidoto culturale che cerchiamo credo passi anche attraverso la cura dell'abuso linguistico, perché questa sia una patologia socioculturale molto resistente e anche profondamente patogena. Grazie mille, chiedo scusa per la tagliola. Serena Franchi, vediamo se funziona il microfono.
No, siamo sfortunati. Allora proviamo con Davide Fortin che poi gli chiudono i supermercati. Eccoti, Davide, a te la parola, poi Luca Marola se Serena Franchi non è riuscita a riattivare il microfono. Davide. Buonasera a tutti, mi sentite bene? Perfetto. Allora sì, io vi saluto tutti e ringrazio per l'invito e per poter intervenire. Sono ancora qui a Parigi, quindi i supermercati chiudono alle 7:30. E parlando appunto di cose più serie, appunto, da economista non voglio aggiungere a quello che ha detto giustamente Marco Rossi in modo molto corretto e chiaro, e voglio piuttosto focalizzarmi rispetto a quello al mercato della cannabis legale, quindi ricreativa, al mercato appunto che sto studiando in questo momento, che è quello della cannabis light in Italia, e che sto praticamente studiando tramite un sondaggio che si chiama Questionario Cannabis CBD, che vi invito a compilare e promuovere se avete la possibilità. Detto questo, una cosa importante quindi, che però è legata alla legalizzazione, è il fatto che tutti questi mercati che magari appunto alcuni considerano separati, quindi per esempio il mercato della light o il mercato della canapa industriale o anche il mercato della cannabis medica, siano in realtà legati in un certo senso a quello che è il mercato della cannabis ricreativa e ludica, che è quello di cui appunto vogliamo, cioè le riforme sono più importanti in questo momento perché manca del tutto. E in quale modo? Beh, innanzitutto per il fatto che la cannabis medicinale al momento molti pazienti potranno appunto, saranno d'accordo nel dire che scarseggia, quindi la possibilità di avere un mercato legale in parallelo a quello della cannabis medica in farmacia può sicuramente aiutare ai pazienti a trovare appunto il prodotto che cercano, e anche per il fatto che appunto ci sono comunque delle varietà, c'è un numero limitato di varietà che sono disponibili nelle farmacie, quindi un mercato legale permetterebbe di avere una più ampia gamma, diciamo, di opzioni potenziali per quei pazienti che appunto per trovare quella che appunto è più adatta al tipo di patologia o alla propria genetica, ecco. Quindi il fatto che la cannabis ricreativa sia comunque l'unica legata al mercato della cannabis legale che possa aiutarlo nella sua promozione e nel suo funzionamento e nel fatto di dare accesso ai pazienti. E d'altro canto, appunto, l'altra cosa di cui volevo parlare, oltre a questi legami tra i vari mercati, è il fatto che in questo momento di crisi, appunto, molti dicono perché parlare di cannabis, si diceva prima, alcuni interventi sul fatto che la gente critica il parlare della cannabis durante il coronavirus. Quello che va considerato invece è proprio l'importanza della riforma della cannabis durante le crisi in generale economiche. Ecco, quindi questo, diciamo, me ne sono reso conto di questo, diciamo, parallelo, di come questa legalizzazione diventi molto più difficile da contrastare anche a livello politico, per il fatto che quando appunto un paese è in crisi economica, e l'ho visto, diciamo, prima ancora dell'epidemia, nelle settimane precedenti, quando c'è stata appunto la bancarotta del Libano. Come me ne sono accorto? Praticamente uno dei miei colleghi alla Sorbona, dove lavoro, scrive periodicamente editoriali per giornali economici in Libano, e praticamente mi chiedeva, appunto, siccome sapeva che lavoravo sulla canapa, la cannabis, di aiutarlo a scrivere un articolo sul potenziale economico nel Libano. Quindi ho perso una giornata aiutandolo a raccogliere qualche dato, che poi lui ha tradotto in un articolo in libanese di cui non ho capito niente di quello che ha scritto. Però il fatto che quello che è successo è che 2 giorni dopo l'articolo che è uscito su questo giornale economico, il governo libanese ha dichiarato di voler legalizzare la canapa industriale e la cannabis medicinale. Questo onestamente mi ha fatto capire come sia importante che, cioè non so se sia stato direttamente legato all'articolo, ma il fatto che quando un paese si trova in crisi sia molto più portato a ascoltare quello che sono le necessità della popolazione, anche di occupazione e bisogno di un incentivo economico e di sfruttare questa opportunità, che in Libano poi sono chiaramente anche c'è un clima adatto e tutto. Credo che questo quindi sia un momento proprio importante e che possa essere addirittura più semplice, ecco, portare avanti questo tipo di istanze e riforme. E per concludere, volevo dare appunto delle anticipazioni sul questionario sulla cannabis legale che è stato lanciato, che per adesso appunto sta andando ha riscosso un buon successo, e spero di mettere appunto un link poi sul sito Stati Generali della Cannabis, così chiunque abbia consumato cannabis legale e voglia farci sapere la sua opinione ce la può dare. E una cosa interessante è che stiamo vedendo una forte sostituzione appunto,
sulla cannabis tradizionale, alla THC, esa sicuramente, ma addirittura ancora più forte la situazione che stiamo vedendo è nei confronti del tabacco. Dopo, ovviamente, negli articoli spiegherò bene quali sono i meccanismi e quale tipo di consumatori sostituiscono il tabacco, però c'è un importante appunto aiuto che si può dare alla salute pubblica dal momento che il legislatore deciderà di regolamentare precisamente la cannabis light, perché se questo è già l'impatto che stiamo vedendo in un mercato non regolamentato, immaginiamoci il momento che la cannabis light verrà inquadrata in maniera precisa e anche per quanto riguarda la salute pubblica. Ecco. Detto questo, vi ringrazio ancora per Grazie a l'intervento. te e a presto. Vi invito a Scusami, fare questionario sulla cannabis, ci vediamo. Grazie. sicuramente condivideremo tutto quando è pronto. Serena Franchi, riproviamo se nel frattempo si è risolto. No? Che succede? No? Io non sento Serena. Prova a parlare. Proviamo? Mi Eccoci, vai. sentite? Non mi sentite? Ora sì, vai. Pronto? Buonasera. Sì, ci sono. Ce l'abbiamo Secondo me, Serena, devi spegnere fatta. tutto quello che non è il Buonasera. collegamento al webinar, Allora, Serena perché Franchi. se hai aperto Facebook, YouTube, Gmail, tutte queste cose vanno chiuse. Ti ringrazio. Ringrazio. No, io non ti sento. Presentazione Società della Ragione, Università degli Studi di Firenze. Allora, sarò breve. Come No. chiudo tutto. Allora, non saprei Solo veramente come la mail. una prova. Provo. Vado a scatti, mi si sente male? Non si sente proprio. Allora, sì. Passiamo avanti e poi ti recuperiamo magari. Luca Marola. Che però deve accendere il microfono perché anche lui non si sente. Abbiamo in collegamento altre Come persone che attivato? hanno problemi di vedere. Adesso, perfetto, vai, avanti. Ok, quindi subito ringrazio la regia che sta facendo un lavoro immane, anzi il peggiore di tutti. Sarò, come diceva un leghista della zona, sarò teleferico, quindi a 4 minuti Marco, per favore fammi un segnale. La prima considerazione su cui riflettevo ascoltando tutti gli interventi precedenti, era sul concetto di unità. Abbiamo assistito in questi anni, se non decenni, di attivismo a molte fughe in avanti, quindi iniziative di singole associazioni, come diceva Foresti, quasi iniziative contro le altre associazioni. Non c'è mai stato un gran coordinamento, ma la preferenza a dare più lustro e visibilità alla propria sigla rispetto all'obiettivo da raggiungere comune. Abbiamo vissuto, molti di noi, almeno in questo schermo da quattro, tre di noi sicuro, un'iniziativa efficace, l'unica efficace nell'ultimo decennio, che è quella di Legalizziamo con Marco Perduca, coordinatore, quando tutte le realtà antiproibizioniste, anche molto diverse per approcci, per ideologie, eccetera, comunque si erano trovati sul testo comune che è ancora in Parlamento, ancora fino a quando non scade questa legislatura, si potrebbe riprendere in mano. Quindi l'unità e l'unitarietà di intento è la parte più importante che ancora noi, mondo antiproibizionista, non abbiamo imparato. Stessa cosa per quanto riguarda le attività parlamentari. Abbiamo vissuto un disastroso autunno con fughe in avanti, emendamenti singolari di singoli parlamentari che oltretutto non hanno portato nessun risultato se non confondere maggiormente le idee e inasprire e soprattutto compattare il fronte avverso. Ecco, da poco esiste è ritornato, insomma, l'organizzazione di un coordinamento parlamentare. Se unitarietà deve essere per noi attivisti, a prescindere dalle sigle, anche l'azione parlamentare deve essere
una e unita. Con il coordinamento ci sono già 100 parlamentari, di cui 80 deputati iscritti. Ecco, questo è il nostro diciamo riferimento politico per lo sbocco eventualmente parlamentare delle iniziative che abbiamo in corso, che inizieremo. Una considerazione: in quest'anno dovevamo riattivare la festa parmigiana antiproibizionista per festeggiare i 18 anni del canapaio, e con il gruppo di attivisti e ragazzi che di solito costruiscono la festa antipro, è da 6 mesi che stiamo monitorando la stampa locale e poi attraverso il negozio, era anche facile avere questo elenco, per individuare tutti i ragazzi e comunque le persone che hanno avuto e hanno problemi con la giustizia perché coltivano piante, e alla festa antiproibizionista di quest'anno avremmo premiato sul palco i coltivatori, diciamo, domestici. Queste persone, soprattutto sulla stampa locale, vengono stigmatizzate con mezze paginate, no? Sequestro di piantagioni, eccetera. Poi c'è sempre la foto di due carabinieri un po' imbarazzati davanti a due piantine streminzite e un tavolino di... Ecco, ribaltare anche qui la comunicazione e quindi organizzare una celebrazione per premiare le persone che, autocoltivandosi la cannabis, escono dal circolo vizioso della necessità di acquisto attraverso il mercato nero, ci sembrava un bel gesto. Nel 2021, quando faremo la festa del 18° compleanno più uno, sul palco ci sarà anche il momento della celebrazione dei ragazzi che in quest'anno hanno avuto problemi con le forze dell'ordine. Un'ultima considerazione, perché sono ancora dentro i 4 minuti, Marco, giusto? Perfetto. Sì, per la cannabis light, no? La citava Davide Fortin, è vero, effettivamente in questo periodo la cannabis light in Italia ha aiutato a gestire la propria quarantena da una parte, e effettivamente quello sono anche i dati che vedo anch'io, c'è, diciamo, un consumo in sostituzione di tabacco e marijuana attraverso la cannabis light. Oggi vediamo questo: negli Stati Uniti si sta vivendo una vera e propria istituzionalizzazione della marijuana anche ricreativa, in questo senso, a parte che i negozi sono stati considerati attività essenziali, tutti i lacciuoli e i limiti alla vendita di cannabis ricreativa in molti stati sono saltati a causa della lockdown e della quarantena, ossia in molti stati era vietato fare consegna a domicilio, oggi è possibile. L'acquisto era limitato a 8 grammi, un'oncia, 28 grammi e poco più. In qualche stato è saltato questo limite e l'hanno raddoppiato o triplicato come acquisto possibile a settimana. Ecco, la istituzionalizzazione sta anche portando a andare un po' più avanti rispetto a quello che era la legislazione attuale. In Italia non siamo in queste condizioni. Un'ultima cosa, come mio piccolo contributo, diciamo, alle varie campagne in ballo, questa io coltivo soprattutto, ho riniziato a fare, però sempre via video, via online, in questo periodo, il corso di coltivazione di marijuana, tutti i mercoledì alle 4:20, dalla pagina raccolta, meglio legale, non solo scanche, e tutte le altre, siamo arrivati alla lezione 4, piantumazione del seme, faccio il corso di coltivazione di marijuana, il mio contributo disobbediente alle iniziative. Oggi più che mai serve fare outing, ecco, c'è chi è più esperto, io sono un po' esperto, ma non troppo. No, l'outing si chiama coming out, outing quando tu dici che qualcuno fa qualcosa in segreto. Bene, grazie Luca Marola. Leonardo, che deve presentare qualcuno che è presente in altra forma. Grazie. Abbiamo ora video di persone che non sono riuscite a collegarsi, altre che ci stanno seguendo ma non riescono a parlare, per cui ci ha mandato il video. Il primo è dell'avvocato Zaina, adesso un secondo e ve lo mando. Sono molto lieto di partecipare a questi stati generali della cannabis italiana. Credo che il momento sia particolarmente importante, al di là della
contingenza sanitaria che stiamo vivendo e della compressione dei nostri diritti civili al di là delle ragioni sanitarie. Soprattutto è importante rimettere in discussione la centralità del ruolo della cannabis e dello sfruttamento o comunque della valorizzazione delle attività connesse alla stessa, sia dal punto di vista ludico-ricreativo, sia dal punto di vista industriale, sia dal punto di vista terapeutico. La cannabis è una risorsa per tutta la filiera industriale, è una risorsa per il nostro Stato, è una risorsa per la nostra economia, ma anche per i nostri giovani che devono avere la possibilità di fruirne senza essere in qualche modo perseguitati e perseguiti penalmente. Mi permetto di dire che l'ultima sentenza delle Sezioni Unite ha creato solo dei falsi miti, anche se c'è stata una timidissima apertura, ma nulla che non avessimo già conquistato quotidianamente nelle aule di giustizia. È necessario che tutti abbiamo più coraggio, a partire dai magistrati, ma soprattutto è necessario un bagno d'umiltà, perché tutti coloro che giuridicamente vengono a lavorare o a imbattersi in tematiche relative alla cannabis tutti i giorni siano adeguatamente preparati. Troppe volte tutti gli operatori del diritto si approcciano a questo tema senza avere né le competenze adeguate né una forma mentis che permetta di risolvere le questioni in modo corretto e in modo proporzionato. Quindi io rivolgo un saluto a tutti i partecipanti, continuerò in armonia con tutti voi, in unione con tutti voi a battermi, perché sia giusto non criminalizzare un settore e soprattutto il comportamento di tante persone che criminali non sono e non sono né tossicodipendenti né devono essere ritenuti tali. Bene. Questo era l'avvocato Daina, adesso tocca a Stefano Armanasco dell'associazione FreeWeed. Tutti ragazzi e ragazze, benvenuti alla super diretta streaming, grandi, davvero grandi per la partecipazione. Siamo super contenti di essere stati invitati anche noi come associazione FreeWeed a questo evento in streaming online per il 4 eventi di questo aprile 2020 un po' travagliato. Ecco, per chi già ci conosce, noi siamo ovviamente associazione FreeWeed, siamo nati nel 2013 sul web, informiamo quotidianamente sulla cannabis, siamo un'associazione di informazione no profit, politica e sociale, e quindi ci battiamo per la liberalizzazione della cannabis. Proprio per queste motivazioni, l'anno scorso, insieme ad altre 250 e più realtà, abbiamo depositato al Parlamento della Repubblica Italiana, al Senato, la proposta del manifesto collettivo, il manifesto per la cannabis libera. Ecco, noi crediamo che in questo momento storico sia fondamentale spingere su questa proposta di legge e che quindi tutte le realtà che hanno aderito, che ancora man mano si stanno aggiungendo e che stanno aderendo in questi giorni e continuamente aderiscono e partecipano, mettano questo manifesto come punto focale della loro lotta politica, della loro azione sociale, perché sappiamo che si stanno moltiplicando le azioni di rivolta, anche diciamo civile, sociale, ma anche di richiesta politica, partendo anche dai partiti, ma anche da singole associazioni, da realtà. Ecco, noi crediamo che debba esserci un faro che ci guida, una richiesta, un obiettivo sociale chiaro, una riforma normativa chiara e condivisa da tutti. Il manifesto collettivo in questo si sta sviluppando, questo vuole essere l'obiettivo finale, vuole essere la soluzione politica che manca in questo nostro paese. Ecco, noi crediamo in questo, ci stiamo battendo per questo e siamo qui a lanciare un appello a tutte le realtà partecipanti, già tante stanno aderendo, ma rilanciamo questa azione, continuiamo la pressione sociale. Ecco, chi volesse partecipare può trovare tutte le informazioni aggiornate sul sito www.manifestocannabislibera.it. Quotidianamente ci sono aggiornamenti anche sul sito freeweed.it, ma ricordiamo che appena potremo di nuovo attivarci anche, diciamo, pubblicamente, anche muovendoci, ripartiranno numerose azioni di aggregazione anche di manifestazioni sociali che sono in sospeso. Quindi insistiamo, ma ricordiamo che occorre una pressione coordinata e congiunta per far sì che il Parlamento discuta e poi approvi
la proposta collettiva del manifesto per la cannabis libera, che è fondamentale come svolta, necessaria a livello economico, necessaria a livello sociale, come tutela dei cittadini, come tutela di tutto. È importante perché non possiamo rimanere appesi sempre a delle speranze, abbiamo un obiettivo concreto, abbiamo un percorso, una strategia concreta, dobbiamo insistere in tutto questo. Ben vengano tutte azioni parallele, ma coordinate con un obiettivo sempre chiaro e sempre ricordato: la libertà per tutti. Vi ringrazio ancora davvero per questa possibilità di partecipare, di diffondere le nostre idee, il nostro messaggio, la nostra anche voglia di partecipare, di collaborare tutti insieme. Continuiamo a lottare, bella a tutti, fino alla libertà. Immagino non mi abbiate sentito. Domenico Chionetti, presidente della comunità di San Benedetto al Porto. La comunità San Benedetto al Porto, fondata da Don Andrea Gallo, sostiene da sempre la legalizzazione della cannabis e oggi, 20 aprile, sostiene gli stati generali della cannabis per una legalizzazione dei cannabinoidi e dei suoi derivati, sostiene tutti gli agricoltori, tutto quello che è l'indotto commerciale della canapa e tutto quello che può essere rilancio economico, tassando e legalizzando questa pianta. Inoltre, l'utilizzo ludico della canapa può essere d'aiuto e terapeutico in un momento difficile come quello del Covid-19 che costringe e obbliga le persone in casa. Grazie a tutti e buona semina. Ecco, sono finiti i contributi video, per cui se non sbaglio adesso... Ci sarebbe Tania Re, se però va chiamata, se ho capito bene. Se invece, se nel frattempo, siccome entriamo nella parte chiamiamo la salute, anche se io la chiamerei continuamente politica, perché tanto Carlo Monaco che Florinda Vitale, che ci hanno raggiunto da un bel po', abbiamo ancora sempre una ottima audience di 100 persone che ci stanno seguendo, che più o meno alla media di tutta la giornata sono persone che usano la canapa per motivi di salute, ma sono persone che fanno politica pienamente come tutti gli altri che hanno parlato fino ad ora. Quindi se Tania non c'è, direi che possiamo iniziare con Carlo, poi Florinda e anche gli altri amici di Canapa Sicilia e poi andiamo avanti. Carlo, ciao. Okay. Oh, vediamo. Ciao a tutti, ecco. Ciao a tutti, mi sentite? Ok, ok. Allora, sono Carlo Monaco, presidente dell'associazione Canapa Caffè, che da anni si occupa di cannabis terapeutica. E saluto tutti i partecipanti, alcuni sono stati ospiti dell'associazione in tutti gli eventi che abbiamo organizzato in questi anni. Leonardo, allora, devi spegnere il microfono, per favore. Vai, scusa Carlo, vai. Ah, ok, ricomincio. Allora, sono Carlo Monaco, presidente dell'associazione Canapa Caffè, e da anni mi occupo di cannabis terapeutica. Saluto tutti i partecipanti, alcuni sono stati ospiti nell'associazione in questi anni, alcuni sono amici. Allora, vorrei essere breve e conciso perché appunto... oggi è un giorno speciale, in tutto il mondo si festeggia la cannabis a 360 gradi, quella ludica, e siamo in un'emergenza Covid che chissà ci pone diversi interrogativi sul futuro. Ci sarà una crisi economica, non lo sappiamo, la fine del capitalismo, prima Nicola Frantoiani faceva questa ipotesi, insomma io non so quello che succederà. Nel mio piccolo però penso che ognuno di noi debba portare avanti le proprie idee e fare quello che sa fare qualcosa. E appunto oggi da una parte, in questo giorno speciale, partono queste disobbedienze con i radicali, da appunto Matteo Gracis, anche con l'hashtag Io Coltivo, insomma hanno sponsorizzato questa disobbedienza collettiva anche per la ludica. E appunto dopo le motivazioni della Cassazione da dicembre vorremmo tanto che il legislatore prendesse atto di
che c'è un'esigenza, che c'è un mercato e che andrebbe normato. Quindi da una parte qui insomma sono contento e do appoggio a questa piccola disobbedienza che sta partendo. Dall'altra, appunto, con la mia vita e con l'associazione sono la testimonianza che della cannabis terapeutica, di come la cannabis terapeutica, di come è stata istituzionalizzata la cannabis terapeutica, ha portato solo problemi ai pazienti, problemi di burocrazia, problemi per reperire il farmaco, e quindi siamo arrivati alla fine non si può più. Questa emergenza mi ha fatto scrivere anche al Ministro della Salute. L'associazione ora ha un ruolo fondamentale, bisogna coltivare per i propri soci bisognosi. Poco fa mi ha chiamato Walter Di Benedetto, che tutti lo conoscete, e voglio dirlo in diretta: Walter Di Benedetto, a ottobre siamo stati a portare una lettera a Conte a Montecitorio, e non abbiamo ottenuto nulla, non abbiamo ottenuto l'autocoltivazione. Abbiamo ottenuto che a Walter gli hanno dato 60 grammi di Petrocan anziché 30. E Walter sta male, è stato male in questi tempi, in questi mesi. È stato molto male. E perché? Perché non ha più le sue piante con cui integrava il Petrocan. Walter lo conoscete, ma è solo un esempio. Ce ne ho tante di persone che stanno male e che non ne possono più. Quindi il coronavirus forse ha anticipato i tempi. E quindi da una parte ci sono i pazienti e ci sono persone che hanno sempre comprato la cannabis, che finalmente grazie ai servizi di telemedicina se la vedono trovare a portare a casa, però 20 grammi, 30 grammi. Dall'altra ci sono pazienti veri che hanno bisogno di tanta, molta più terapia, che non hanno i soldi per comprarla, e comunque e al massimo anche io al massimo riesco a comprare 20 grammi, un piano terapeutico da 100. Basta, bisogna proclamiamo la disobbedienza. Abbiamo già dato l'appoggio a Cannabis Cura Sicilia, saluto Florinda, al 30 novembre loro sono stati obbligati con Alessandro a proclamare la disobbedienza, appoggiati dal comune dal loro comune, insomma, da alcune associazioni, la Luca Coscioni. Adesso insomma abbiamo scritto al Ministero, abbiamo chiesto al Ministero l'autorizzazione per coltivare. A luglio scorso ho portato un progetto al Ministero della Salute, sarebbero 10.400 autorizzazioni che porterebbero 279 milioni di euro in un anno, autorizzando sia le aziende che producono CBD sia le associazioni come le nostre. Spero che questo progetto ora venga preso in considerazione. Naturalmente sono per una spero che si arrivi a una legalizzazione completa, ma nel frattempo che si normi una legalizzazione completa, concedere alcune autorizzazioni sarebbe la mossa chiave per normalizzare quello che sta succedendo, quello che tanti pazienti hanno dovuto fare, stanno facendo e faranno sempre di più per provvedere a un servizio sanitario che non funziona. Io sono entrato in erogazione gratuita in quest'anno. Di 100 grammi ne ho presi 20 grammi a gennaio, 45, 43 a febbraio, marzo niente, aprile niente, ora forse mi daranno 60 grammi di Petrocan la prossima settimana, ma se non autoproducevo non stavo qui a parlare con voi tanto tranquillo. Se vedete su Instagram ho fatto qualche foto della mia piccola disobbedienza, ma dovrei va fatta a livello, ci dobbiamo organizzare con l'associazione e faremo una disobbedienza un po' più seria. Un saluto a tutti, appunto, spero di avervi aperto le prospettive, spero che anche appunto questa giornata cambi un pochino il nostro modo di pensare, insomma. Un saluto a tutti, un abbraccio. Grazie Carlo, se Leonardo è riuscito a collegare Tania Re, bene, se no passiamo a Florinda Vitale, che è la vicepresidente di Cannabis Cura Sicilia. Vai Florinda allora.
A te la parola. Ciao a tutti, un saluto a tutti. Infatti sono Florinda Vitale, presidente di Cannabis Cura Sicilia Social Club e compagna di vita di Alessandro Rodino, che è il presidente, nonché anche malato di sclerosi multipla. Io sarò brevissima. Noi questa notte, a mezzanotte, abbiamo fatto un post in merito a quello che abbiamo portato avanti, ricollegandomi al discorso anche di Carlo del 30 di novembre, dove abbiamo dichiarato disobbedienza civile collettiva a livello nazionale con malati e le altre realtà che si volevano associare a noi. Io volevo dirvi solo questo: la storia insegna e ci aiuta a non sbagliare. La storia è come un percorso già tracciato sulla neve che ci aiuta a camminare meglio. Ci si eleva se si sa usare la storia passata e presente. La storia recente nella cannabis parla chiaro: la legalizzazione passa prima dalla terapeutica. I malati sono la chiave per aprire la porta del pregiudizio sociale. Per questo Cannabis Cura Sicilia si muove, conoscendo la storia, verso un'azione civile che ha per unico scopo quello di aiutare i malati in una battaglia contro il pregiudizio. E solo così, unendoci malati e non amanti di questa pianta, unendoci con un'azione civile, dobbiamo parlare chiaro e così battere il pregiudizio, che è il primo muro del proibizionisti. Dobbiamo ringraziare intanto anche il dottor Cinquini per aver sostenuto la disobbedienza ed aver inviato un video che spero lo pubblichiate. E poi vi volevo dire inoltre che i punti focali dell'azione civile sulla cannabis medica in questo momento sono: uno, ottenere la disponibilità di un medico specialista che abbia in cura pazienti iscritti all'associazione, il quale possa attestare nei suoi confronti il fallimento o eccessivi effetti avversi della terapia farmacologica standard. Due, disporre di un certificato medico il quale attesti quanto detto prima. Tre, presentazione delle istanze alle aziende ospedaliere di competenza al fine di ottenere la somministrazione di cannabis per le patologie indicate al decreto ministeriale del 9 novembre 2015, il cui costo è a carico del sistema sanitario regionale. Quattro, individuazione di pazienti che registrano un deficit nella somministrazione di cannabis per uso terapeutico. Alla luce delle risposte fornite dall'azienda ospedaliera nell'ipotesi di indisponibilità alla somministrazione del farmaco, si presenterà un esposto alle istituzioni competenti, così da rendere palese lo stato di necessità di pazienti costretti a coltivare, ovvero detenere cannabis per uso terapeutico. 6. Considerato il conclamato difetto per uso terapeutico, presenteremo delle istanze al Ministero della Salute al fine di far individuare, come prevede l'articolo 18 quater DL 148/2017, uno o più enti o imprese autorizzate alla coltivazione di cannabis. E per finire, come ultimo obiettivo, è di avere l'autorizzazione alla coltivazione tramite associazioni di pazienti, simili ai social club oppure dispensari americani, distribuiti in tutta Italia, che possano anche essere di sostegno nel momento di mancanza approvvigionamento da parte di enti preposti. Questo è quello che chiediamo, è quello che abbiamo sempre chiesto da anni, anni, anni. E adesso, insieme alla tutela legale che abbiamo all'associazione, stiamo portando avanti. Grazie Florinda. Ci sono. Ricordiamo che noi abbiamo messo il semino Noi per ci la siamo. causa, noi ci siamo sempre. Qui ti volevo, qui ti volevo. Grazie mille. Adesso Lorenzo Mineo e poi Bernardo Parrella che si collega dall'altra parte del mondo. Lorenzo, a te la parola se funziona. Non so se nel frattempo, scusami Lorenzo, siamo riusciti a contattare Tania? Scusate, abbiamo un problema di connessioni, alcuni telefoni non vanno, altri computer non vanno, però non vedo tornare Leonardo, quindi la parola a Lorenzo. Prego. No, scusami Lorenzo, bisogna attivare il microfono a Lorenzo o magari Lorenzo attivatelo da solo. Per ora non ti sentiamo. Ok, ora mi sentite? Ecco, sì, ora sì, vai. Perfetto. Perfetto. Allora, lo ricordava Marco Verduca in apertura con l'associazione Luca Crescioni, con anche Leonardo Fiorentini.
Siamo stati proprio a inizio marzo, prima che iniziasse questo pandemonio, sarebbe il caso di dire, a Vienna per la Commissione sulle droghe delle Nazioni Unite. Lì abbiamo provato a rilanciare un'iniziativa europea sulla cannabis, perché esistono anche delle leggi proibizioniste non solo a livello nazionale, ma anche a livello comunitario. In particolare, avevamo individuato una decisione del Consiglio d'Europa che tra i suoi parametri imponeva un certo grado di punibilità a tutta una serie di sostanze, tra cui anche la cannabis. Questo vuol dire che in Europa avere una piena legalizzazione non sarebbe possibile, tant'è che anche in Olanda, per fare un esempio, esistono delle sanzioni, si va incontro a delle sanzioni amministrative in alcuni casi, comunque la coltivazione è soggetta, insomma, come sappiamo, non è consentita. Quindi, qual era l'obiettivo della nostra missione anche nell'essere lì a Vienna? Cercare di fare da raccordo a una serie di realtà di attivisti della cannabis, per provare a formulare una proposta europea. Di queste cose, riparleremo cercando di riattivare un po' quel network, nel quadro del Council on Participatory Democracy, un appuntamento destinato agli attivisti della democrazia partecipativa in Europa che si terrà giovedì e venerdì 23 e 24, organizzato da EUMANS, che abbiamo fondato insieme a Marco Cappato, un movimento appunto non elettorale ma che cerca di promuovere iniziative popolari in giro per l'Europa. E quindi, oltre alla linea italiana, esiste anche una linea europea. Questo per segnalare questo appuntamento, quindi un panel specifico sulla cannabis per chi fosse interessato nella mattinata di venerdì 24 aprile. E in più, chiaramente, l'abbiamo ricordato, oltre al fronte europeo, in Italia, con questa azione adesso che è partita, questa azione civile Io Coltivo di autocoltivazione, si è, diciamo, incardinata questa iniziativa. Sarà fondamentale a questo punto includere anche chi, come Florinda, che ha parlato poco fa, si occupa da tempo anche della cannabis terapeutica, e quindi capire insieme come inserire il filone dell'accesso al farmaco per i malati in Avrei terminato, posso cercare di essere conciso. Sì, perfetto, avevamo perso a un certo punto la connessione. Grazie mille Lorenzo, appuntamento a quindi tra pochi giorni. Tania Re, ci senti, ci vedi, ti Sì, sentiamo? ti Ecco, vedo. perfetto. Scusate a tutti i vari intoppi tecnologici, ma non è stato semplice mettere insieme tutto questo. Tania, a te la parola. Bene, grazie agli interventi che mi hanno preceduta. Io vorrei ritornare sul valore terapeutico della cannabis, soprattutto in questo momento particolare, nel senso che credo alcuni di voi lo sappiano, se non tutti, è in corso negli Stati Uniti uno studio ad opera di questa associazione che è MAPS, il cui presidente l'abbiamo invitato in Italia durante il primo congresso che abbiamo fatto sulla libertà di ricerca scientifica come associazione Luca Coscioni. Ebbene, lo studio che stanno portando avanti proprio sulla cannabis per il suo utilizzo sul post-traumatic stress disorder. Allora, io sono un'antropologa, ma sono anche una psicoterapeuta, e quello a cui sto assistendo in questi giorni è una richiesta di aiuto da parte di parecchie persone, dove come dire, l'ansia, uno stato depressivo e soprattutto Grazie. la
questo, diciamo, la componente psicologica è stata inserita anche nelle varie regioni come supporto alle varie task force che ci sono, sia per il personale sanitario, sia per i pazienti e anche i familiari. Ora, l'onda lunga di questa emergenza che stiamo vivendo non finirà il 4 di maggio e manco il 18, ma probabilmente sarà un'onda di mesi, se non di anni. Ebbene, il valore che la cannabis può avere nel trattamento del post-traumatic stress disorder, cioè nel senso quello che le persone subiranno nei prossimi mesi e che in parte già stanno subendo, credo sia una proposta che dovremmo mettere con urgenza all'ordine del giorno. In Italia gli studi con la cannabis continuano ad essere praticamente nulli e sono ad opera di medici, di professionisti, senza poter essere sviluppati in ospedale. Questo è un po', credo, la riflessione, la proposta che metto sul tavolo e su cui credo potrebbe essere interessante proprio da subito iniziare. Non so se mi vedete ancora, sì, ci sono. Sì, ti abbiamo visto e sentito, anzi non c'era modo migliore che passare il microfono a Bernardo Parrella, che ecco. Si connette dal Pacifico, comunque più vicino a noi del Pacifico. Grazie Tania, Bernardo a te la parola, poi Nicola Moronato e Alessandro Oria. Però Bernardo sì. Non ti sentiamo. Ecco, ora sì, vai. Ora sì, mi sentite, sì. Sì, salve a tutti, io sono qui in California, North California, vicino a Sacramento, San Francisco right now, and mi appunto allacciando a quello che diceva Tania, l'importanza di avere queste continue convergenze. Appunto, ieri per esempio è stato il 4-19 Bicycle Day, una giornata dedicata all'LSD nel senso della scoperta dell'esperienza, anzi di Albert Hoffman nel 1943. È stata tutta una giornata in cui online molti hanno fatto moltissimi eventi, appunto MAPS, anche Spore in Colorado, quindi è stato molto interessante in quel senso. Si è parlato anche di cannabis, nel senso appunto che si diceva anche qui prima, sia con Tania che anche Luca poco fa, ovvero di completare queste convergenze sia a livello medico, scientifico, con gli studi che vanno avanti, sia sugli psichedelici che sulla cannabis, per il PTSD, depressione, ansietà e altre situazioni specifiche in questa fase, ma anche complessivamente proprio per ampliare il discorso e portarlo sulla stessa linea, nel senso di ampliare di nuovo la legalizzazione in questo senso, perché ora il problema che c'è qui anche negli Stati Uniti è che soltanto a livello statale, locale, provinciale ci sono queste iniziative, quindi anche i negozi funzionano, tutti aperti, si telefona, te lo portano a casa e via discorrendo. Il problema che però sta nascendo è che alla lunga questa frantumazione non porterà a più di tanto, nel senso che c'è bisogno ora, proprio sulla spinta della crisi, del Covid, della chiusura in casa, di creare appena si potrà uscire un movimento più nazionale, nel senso di creare e tornare anzi alla legalizzazione a livello federale, perché è l'unica situazione che può sbloccare anche queste ricerche, sia a livello di MAPS e di altri. Altrimenti rischiamo di chiudersi troppo in situazioni frammentarie e non potersi sviluppare. Al contempo, portare avanti come la giornata di ieri, la giornata di oggi, altri nei prossimi giorni, l'aspetto sempre culturale, sociale, aggregare persone anche online per sviluppare il movimento. Quindi anche qui negli Stati Uniti la situazione è molto fluida anche rispetto a quello che succederà con Trump, le elezioni e tutto il resto. Ma un po' sembra che il momento è appunto anche va sviluppato di più questa convergenza anche a livello economico, che nel senso che la cannabis ormai è un'industria in alcuni stati, come qui in California, è parecchio consolidata, ma altrove non arriva, quindi c'è la necessità di mettere insieme queste spinte economica, sociale, culturale, scientifica, soprattutto scientifica, medica, per far sì che nel prossimo futuro si sviluppi un movimento più nazionale, più ampio. Questo è un po' il quadro dalla California.
Grazie Bernardo anche per la sintesi apprezzata. Siamo tutti in attesa di arrivare al 2021. Spengi per favore il microfono perché c'è uno strano rientro, per capire se l'FDA in effetti almeno sull'MDMA manterrà la parola data e comunque gli impegni presi nei confronti di MAPS e di tutta la comunità scientifica che continua a utilizzare. Niccolò Moronato. Accendi il microfono. Ok, adesso mi sentite? Benissimo. Ciao da Chicago, buongiorno, buonasera, perché lì è quasi cena. E qui a Chicago la ricreativa è stata legalizzata il 1° gennaio di quest'anno. E solo il mercato della ricreativa ha fatto 110 milioni di dollari in 2 mesi nello stato dell'Illinois. Ma quello che secondo me è più interessante da guardare nell'esperienza americana, e qua dietro ho un po' di cose da questo pianeta lontano rispetto all'Italia che vi voglio mostrare, è come si è arrivati a questo punto e tutti i mercati accessori in cui è entrata la canapa. Io mi occupo di design del linguaggio, insegno al Master Laboratorio Miniera di Comunicazione Creativa al Politecnico, dove ci concentriamo principalmente su come cambiare le parole che utilizziamo possa aiutare a spostare la percezione all'interno di campagne sociali o ad esempio di prodotti. E l'osservazione che ho da qua, dall'America, guardando a diversi esempi che vi mostrerò, è come in realtà noi avremo bisogno, secondo me, in Italia, per raggiungere i nostri obiettivi di superare i pregiudizi e arrivare alla legalizzazione della marijuana ricreativa, avremo bisogno di un cambio di linguaggio. Guardando l'esempio americano, il primo cambio di linguaggio, mi sono portato delle slide, chi si fosse collegato da casa solo ora, è passare da marijuana, da parlare di marijuana legale a marijuana sicura. Che cosa significa marijuana sicura? Marijuana sicura, ad esempio, significa questo, per esempio. Questa, ad esempio, è una sativa. Guardate quello che succede quando vai in America ad acquistare la marijuana ricreativa. Al di là del design, di cui parlerò dopo, la prima cosa che si trova è questo. Non so se riuscite a leggere bene, però fondamentalmente sono analisi chimiche in laboratorio su tutta la filiera, dalla coltivazione all'impacchettamento fino alla produzione, che ti dice che stai fumando qualcosa che quantomeno non ti avvelena. In più, crea anche conoscenza, perché a lato c'è tutta una parte di proprietà organolettiche e di effetti che altrimenti sarebbe impossibile in un mercato illegale come quello italiano adesso andare ad approfondire e andare a beneficiarne. In più, un'altra cosa che ha portato il risultato attuale in America, che sono d'accordo con Bernardo, è parziale perché comunque è legato ai singoli stati, quindi c'è ancora molta strada da fare, e credo che l'Italia possa fare molto meglio degli americani nel suo mercato, guardando a questi esempi, è passare dal parlare di legalizzazione a normalizzazione. Significa fondamentalmente andare a superare lo scontro anche ideologico che c'è, ad esempio, nel nostro paese, e non guardare solo alla marijuana in senso verticale, ma in senso trasversale, cioè come la canapa può preparare il territorio per un cambiamento culturale e passare da una massa che critica a una massa critica che sostenga o non si opponga alle proposte di legalizzazione. Il che significa che non è solo il mercato, diciamo, dello spinello, ma è quello che la canapa può portare, ad esempio, al mercato della farmaceutica, della cosmeceutica, dell'enogastronomia, dei formaggi, ai vini, a qualunque altro tipo di piacere della vita nella quale la canapa è stata a tutti gli effetti inserita. Diciamo che fondamentalmente quello che succede è, questo è un altro esempio che vi volevo portare, questa è una bibita analcolica, si chiama Recess, che vuol dire ricreazione in America, è una bibita che potrebbe stare tranquillamente nel frigorifero di mia nonna, di mia mamma, di mia morosa, non ha nulla di peccaminoso, non dipende la sua comunicazione, il suo design dalla presenza di un qualcosa che era illegale, che è quello in cui secondo me siamo ancora legati in Italia, cioè siamo ancora legati al trovare il cavillo per potersi fumare il pseudo spinello. Qui invece tutto è stato risolto portando il cuore oltre l'ostacolo, diciamo, da un punto di vista linguistico. Infatti i gruppi di pressione che anche nell'Illinois hanno convinto il governatore a legalizzare, nei vari stati si chiamano normal, non legal, proprio il nome è normal.
L'idea è quindi fondamentalmente andare da una massa che critica, che è quello che c'è attualmente in Italia, a una massa critica, e il design e il mercato possono aiutare a fare in modo che ciascuno abbia in casa sua almeno un prodotto, quindi un motivo per non giudicare nel momento in cui la pressione politica arrivi a riuscire a spingere per poter portare a una legalizzazione. Si tratta di spostare il discorso da un vizio, un problema di pochi, a una soluzione, un piacere per tutti. Quindi riuscire a sorpassare il pregiudizio che c'è nei confronti della pianta e di tutti i vari principi attivi che ci sono nella pianta. Secondo me in Italia c'è una grandissima opportunità, che paradossalmente in America è ancora sfruttata poco, che è quella dell'abbinamento organolettico, quindi il concentrarsi su una questione organolettica della marijuana. Cioè, nel momento in cui io vado, e guardate ad esempio alcune aziende producono pezzi di design come questo, molto pratici e molto carini, dove in base ai terpeni, quindi fondamentalmente come con i profumi, diciamo, gli aspetti organolettici della marijuana, puoi decidere che tipo di abbinamento puoi fare, ad esempio con dei vini o con dei formaggi. Riuscire a unire all'interno di uno stile di vita qualcosa che altrimenti è lasciato al di fuori delle possibilità. Si tratta fondamentalmente anche da un punto di vista di comunicazione di passare da quello che è una retorica dello sballo, del cavillo che ti permette di fare uno sballo, come la maggior parte ad esempio della comunicazione della CBD in Italia in questo momento, non tutta ma quasi, ha un'estetica del benessere, nel senso che poi ti trovi ad avere a che fare per esempio con prodotti cosmetici venduti in questo modo, che si rifanno più a un'ottica della naturalezza, un'estetica dell'organicità, del biologico, di un rapporto con la natura più che di un rapporto con la droga. Questo significa che anche le persone che non necessariamente utilizzano la marijuana per i suoi effetti, diciamo così, di ebbrezza, sono meno contrari alla legalizzazione della stessa, perché diventa un elemento che fa parte, in un modo o nell'altro, della vita di tutti. Quindi si tratta, come era l'intervento all'inizio che avevo sentito all'inizio degli Stati Generali, sulla questione del mercato, delle valutazioni di quello che potrebbe essere il mercato della cannabis, quello considera solo un mercato. Qui vengono considerati i mercati. Vi do un esempio, cercavo un anno e mezzo la CBD qua a Chicago, andavo a chiedere nei negozi, nessuno sapeva neanche che cosa fosse, non immaginavano neanche l'opzione, quindi l'Italia era più avanti dell'America al tempo. Adesso, nel giro di un anno e mezzo, è diventato un mercato enorme, super di qualità, controllato, e che in realtà, pur essendo separato, rinforza sia la percezione che il mercato stesso della THC. Quello che dall'America si può imparare, secondo me, sono molte cose, specialmente, come vi dicevo, una questione di linguaggio. Sarebbe interessante provare ad applicare questa cosa anche in Italia, perché il mio timore è che, continuando a utilizzare lo stesso linguaggio che si è utilizzato fino adesso, sia molto difficile superare il pregiudizio ideologico e personale che tantissime persone purtroppo hanno, e tantissimi politici quindi anche, hanno nei confronti della marijuana. Oltre a una questione, il mercato attuale in Italia ti obbliga a fumare fondamentalmente. Fumare non sempre fa bene come fumo in sé. È giusto poter avere una possibilità di accedere anche ad altri tipi di prodotti che utilizzano la marijuana, sempre a scopo ricreativo, cosa per la quale in questo momento in Italia c'è molta poca scelta e molto pericolo per i consumatori. Grazie anche per le slide modello Warhol, perché le abbiamo viste molto meglio di tante altre volte che di solito si condividono tecnologie incredibili. Alessandro Oria. Oh. Sì, non ti sentiamo, magari ho pronunciato male il tuo nome, me ne scuso, però ridiccelo tu, proviamo ancora con il microfono. Ora, benissimo. Va bene. Prego. Prima di tutto voglio ringraziare Leo e gli amici di Forum Droghe per l'invito, è stato un piacere ritrovare voce e volti cari dopo tanti anni di assenza. Mi si chiede di portare uno spaccato su quella che è la realtà spagnola, per molti versi l'avanguardia di quella che è la scena europea. Bene, lo farò utilizzando quello che è lo spartiacque epocale del Covid per imbastire un ragionamento su quello che era il prima e su quello che
potrebbe essere sarà il dopo. Sul mondo pre-Covid spagnolo, cannabico spagnolo, vi propongo tre tendenze di fondo. La prima è il processo oligopolistico di fatto intrapreso ormai da 3 anni, che vede, nonostante la formale impossibilità di coltivare secondo quello che è il codice penale, un processo oligopolistico che è stato sancito da licenze fornite dall'Agenzia del Medicamento spagnolo e che ha premiato grandi gruppi nazionali e internazionali. In questo momento in Spagna vi sono 4 entità. La prima fu Alcaliber, che hanno l'opportunità di coltivare fino a 15 ettari a cannabis con fini medicinali per la vendita sui mercati stranieri. La seconda tendenza che vi propongo è quella del mercatismo. Da un lato, certo, l'involuzione dei social club, soprattutto nella loro vertente barcellonese, dove abbiamo social club che fatturano milioni e milioni di euro. Solo un paio di mesi fa, a Madrid si ospitò Cannabis Europa, un evento di carattere internazionale dove parteciparono grandi nomi come Aurora, dove parteciparono e finanziarono grandi nomi come Aurora, in quella che voleva essere vista come il trampolino per lo sbarco dei grandi colossi mondiali in quello che è il mercato spagnolo e europeo. E certo, a guardare oggi quello che era solo a febbraio, tutto è cambiato. La terza tendenza, la decapitazione del movimento cannabico spagnolo. In pochi mesi, il primo, come vi ricorderete, fu Martín Barriuso, poi la sentenza fu condannata, ma di fatto quel processo estromesse Martín Barriuso da quella che era la sua funzione di leadership. In pochi mesi, nell'ultimo anno solare, abbiamo avuto condanne a grandi nomi, a storici nomi del movimento cannabico spagnolo, come Fernando de la Figuera, condannato a 1 anno, come Albertió della Federazione Catalana Commerciale, mi si passi la specificazione, e ancor più José Afuera della Maca. La Maca fu il primo club a Barcellona, è il club che fece nascere tutto quello che fu il movimento barcellonese. A José e ai suoi compagni di giunta sono state comminate pene da 6 anni e mezzo a testa, totalmente spropositate oltretutto rispetto a quelle che per le stesse fattispecie sono le pene previste per il narcotraffico che tutti noi conosciamo. Ebbene, questa sventagliata di condanne, che in realtà è l'onda lunga di quello che fu il cambio di giurisprudenza di qualche anno fa del Supremo, che di fatto illegalizzò i cannabis club, questa decapitazione, è chiaro, ha impoverito, ha indebolito fortemente il movimento. Questo però era la situazione fino a un paio di mesi fa. Proviamo a ragionare allora su quella che è l'insorgenza del COVID e ancora di più su quella che è la sua regola base, il distanziamento sociale. Se assumiamo il distanziamento sociale, il precetto di distanziamento sociale, come la regola che ordinerà la vita mondiale, ebbene, la prima conseguenza diretta è che gli eventi collettivi, gli eventi sociali vengono cancellati. Certo, sto ragionando fino alla risoluzione della pandemia, fino ai vaccini, alle cure che tutti noi aspettiamo. Questo significa che oltre a dimenticarci per un largo periodo di festival, discoteche, social gathering in senso ampio, dobbiamo dimenticarci della Spannabis. Di fatto fu la prima vittima. Come vi ricorderete, fu cancellata proprio nei giorni in cui in Spagna iniziò il lockdown.
Spannabis e Ferie e Fiere, che sono l'architrave del mondo cannabico spagnolo. Dobbiamo dimenticarci delle Cannabis Cup, ma ancor più dobbiamo dimenticarci, perché svuotate nella loro stessa essenza, dobbiamo dimenticarci dei social club, che diventano a-social club. La seconda conseguenza diretta, e va a formare un combinato disposto micidiale, è che se il distanziamento sociale, come penso, come più persone pensano, sarà davvero ciò che regolerà le nostre vite e la vita economica delle nostre società, beh, abbiamo, e tra l'altro lessi qualche giorno fa che in Italia già è stata emanata un'ordinanza che va in quella direzione, abbiamo che la militarizzazione e il controllo spietato di queste settimane si perpetuerà in quella che è l'apertura e la riapertura di tutte le iniziative commerciali. Questo vuol dire che i social club, che vivono su un equilibrio assai fragile, per poter riaprire dovranno subire ispezioni, e questo vuol dire che i social club, per come sono organizzati oggigiorno, vanno a sparire. Queste ovviamente sono mie interpretazioni, spero tanto più perché sono a capo di un progetto e social club a Sonabio, insomma spero ovviamente di equivocarmi. Questo però ci porta a dover ripensare con forza e a fondo quello che è il movimento cannabico spagnolo. Solo qualche mese fa vi fu una sentenza, in quel momento salutata con malumore dal movimento spagnolo, una nuova sentenza del Supremo che apriva uno spiraglio per mini club sulle 30 persone. Io credo che quella sarà la direzione in cui ci dovremo muovere. E vado chiudendo, anche perché il pomeriggio è stato lungo, ancorché molto interessante. Proprio oggi il Movimento Spagnolo ha lanciato la nuova mobilitazione per la Marcia Mondiale della Marijuana, che non potrà vivere nelle piazze e sarà una mobilitazione, una volta di più, telematica. Spero di essere stato breve, spero di essere stato chiaro e un saluto caro a tutti voi. Leonardo, a te la parola per concludere. Sarò molto breve, che la conclusione più che altro è un ringraziamento a tutti, a Daniele Farina per lo stimolo che ha portato prima l'appello e poi a questo evento, a Marco Perduca per la conduzione di queste quasi 4 ore di diretta, a Matteo Mainardi e Jessica Sanson per la regia presso l'associazione Luca Coscioni, che ringraziamo anche per averci messo a disposizione questa piattaforma per il webinar. La regia video audio la lasciamo stare, che è tutta colpa mia se avete sentito male durante alcuni spezzoni di questa lunga diretta. Vorrei però ringraziare soprattutto le 100 persone che fra webinar, Facebook, YouTube continuano ad essere collegate con noi dopo 40 interventi e appunto quasi 4 ore di diretta. Non ci fermiamo qui, l'appello lo potete trovare, firmare su statigeneralicannabis.it. Questo evento sarà ripubblicato su Radio Radicale, ma pensiamo di tenerci in contatto. Abbiamo, attraverso le varie newsletter, ne attiveremo anche una sul sito di Stati Generali, in modo da riuscire a riorganizzare un evento di questo tipo, magari più strutturato, più anche facile da seguire e da portare all'attenzione dell'opinione pubblica e
e della politica nelle prossime settimane. L'appello chiede di riportare la cannabis, la legalizzazione della cannabis all'attenzione della ripartenza, perché, come detto da tanti, non è possibile ripartire come prima. C'è un tema di giustizia sociale, c'è un tema di giustizia economica, c'è un tema anche di giustizia penale, perché sono tantissime le persone in carcere o comunque che hanno subito sanzioni amministrative per l'uso di cannabis, che è un uso, come diceva prima Nicolò, che di fatto è normalizzato in Italia, non è più scandalo fumare cannabis, eppure è ancora reato. Per questo vi salutiamo, continueremo questa battaglia, ringrazio tutte le associazioni che hanno condiviso queste ore, tutti hanno chiesto di andare avanti e lo faremo. Grazie a tutti.